Benvenuti al Comedy's Chaos Lounge. La trasmissione radiofonica comica più bella che sia mai esistita. Possiamo dirlo questo? Non esagerare, però... Una delle più belle. Se fossimo un dio greco saremmo Zeus, sì, in effetti. Beh, comunque io enuncerei le nostre regole. Vogliamo dirle? Prima regola, spengete il telefonino. Perché dovete seguire noi tutto il tempo. Sì, ci dovete guardare, Zeus ha bisogno di attenzione. Assolutamente. Seconda cosa, ogni riferimento a fatti o persone realmente esistenti è puramente casuale o frutto di un'allucinazione. Ma mica tanto, direi che è tutto puramente voluto, direi. Puramente voluto. Terza cosa... Nessun animale è stato maltrattato, tranne Pietro Monfreda, che teniamo legato nei camerini. Speriamo non esca mai. E poi io c'è questa domanda che è importante fare. Ma che fine ha fatto Rosario Muniz? Dove sta? Dov'è? Lo scopriremo stasera. Chissà, forse no, probabilmente no. Ciao, a dopo, a tra pochissimo. Fate un applauso gigantesco a Graziana Allegra. Ha fatto una bella presentazione, eh? Mamma mia. Si sente di più, Jovanotti, ma devi sentire che tutti i soggettivi si sono pure confusi. A me no, ma che non mi guarda che Pietro dice delle parole che non sa, cioè lui dice delle cose ma non ha idea di quello che vogliono significare. Ho imparato a parlare l'italiano negli ultimi 2 mesi. No, lui si è adattato al mondo, non, capisci? No? Piano piano. Faccio solo finta di sapere quello che dico, Graziana. Ciao Graziana. Ciao Graziana. Buonasera a voi. Mi si sente? Perché io non mi sento. Grazie, bella signora, grazie. Come stai, Graziana? Viva, è già un passo avanti per me, mi sento soddisfatta. Sei già un passo avanti, comunque sei già molto meglio di Vincenzo. Ci vuole poco. Sai che il mio dottore mi chiama per dirmi, vatti a fare analisi, il dottore mi chiama, mi stimola lui. Ma tu lo sai che ogni volta che vado a fare la visita dal dottore, se io dico mi fa male il ginocchio, il piede, la prima cosa che mi dice è dimagrisci. Ma non pensa, importa, ma pensa a te, dimagrisci. Uno stregone. Cazzo, un genio. Anche a me lo dicono sempre, però il problema è che fino a che vivo a Torre Angelo me lo dicevano anche i passanti. Una volta ho corso per prendere il 56 e un signore ha detto: oh, va piano che ti piano infarto. Invece mo sei imborghesito e abita a Teano. Adesso sì, vivo sulla Serenissima. Mamma mia. Se volete venirmi a picchiare o a regalarmi della droga. Che no, bella, dai, Pietro, ci sono famiglie e persone per no, bene. Infatti abbi pietà. No, infatti, non mi venite assolutamente. Tutto tranne la cocaina. Tutto. Ma comunque, grazie, andiamo su. Via. Allora, noi ovviamente siamo preparati per le domande. Siamo stati ore lì a ponderare. Che bella cosa. È stato veramente assurdo. Ma facciamo la descrizione, però, intanto direi. Abbiamo detto vabbè, niente. Intanto raccontaci un'attrice, quello che fai. No, diciamolo noi. Attrice, comica. Possiamo dire attrice comica insieme? Ma direi di sì, ma perché no? Portiamocela a casa. Cantante. E in più, una cosa assurda per la nostra generazione, Graziana è sposata. Sì. Quindi, dopo 10 anni era anche giusto. Fategli un dopo applauso. 10 anni era anche giusto. In realtà mio marito pensa di essere sposato, ma in realtà è domiciliari. Sì, no, l'abbiamo visto, veramente c'ha proprio il braccialetto elettronico. È vero. Ti volevamo fare una domanda. Vai. Proprio su tuo marito, perché noi l'abbiamo conosciuto ed è veramente una persona meravigliosa. No, così dice sembra che è morto. Come... Sì, sembra il bacio al cielo. No, poverino. Visto che l'abbiamo conosciuto. Pace, poi qua al verano. Terribile, veramente. A casa tutto bene, Antonio? Stai bene? Speriamo di sì. Allora, praticamente tuo marito splendido, una persona meravigliosa. Non è che potresti darcelo così mantiene anche noi? Assolutamente no, lui c'è il posto fisso, io ci tengo che stia a casa mia. Con me deve stare. Quindi no, c'è questa verità assurda che gli artisti non guadagnano abbastanza per poter mandare avanti una famiglia. Assolutamente sì. Siamo poveri e pazzi o no? Non è, cioè, per essere artista devi essere disoccupato perché è la base, perché sennò non funziona. E con un lungo curriculum di esperienza per fare l'attrice professionista. Cameriere, portapizza. Lo sai che ti sei messa contro tipo tutti i topolavoristi d'Italia che sono tipo il 90%? Sì, è così. Tu non hai mai fatto il cameriere? Ma tu domanda, che... mangeresti qualcosa servito no, da lui? Ma no! Poverini, io non volevo fargli vivere certe visioni. No, sono molto orgoglioso perché sono molto povero, però ho sempre fatto l'artista e anche con pochissimo, ma ho sempre riuscito... Sì, però l'intervista non è a te. Sì, però, Pietro, parlaci infatti, di te, Gioia, cosa è successo? Infatti, ti volevamo domandare, a proposito di questo, visto che stiamo parlando di povertà... Vuoi sapere il mio ISEE? Sì. È molto basso. Molto basso.
Però il tuo ISE è molto basso, ma il nostro IBAN è molto breve. Sì, il fai conto quello di Pietro finisce con IT. Sì. IT direttamente. Sì, sì, è sì, solo sì. IT, esatto. C'è allora. Un vuoto intorno, c'è niente. Ci sono manco i soldi. Ci sono io che sono il vuoto. Dai, Pietro, vai con la domanda. Su. Allora, ho capito. Mamma mia, mi sembra allora, Cecchi Paolo che parla dei dinosauri. Dai, su. Rompere. Allora, nel Pleistocene. Allora, che cosa? Graziana, sì, stavo parlando di lavoro e sì. appunto di arte. Sì. Tu sei un artista. Riesci a vivere? Innanzitutto con le tue doti? Con... Allora, io vorrei dirti di no, ma in realtà sì. Ce la fai? Sì, sì, ce la faccio perché ho unito i social, tutto il resto, poi metto le foto su OnlyFans, quindi sì, tutto a posto. No, ma è incredibile, ci hai anticipato un tema di cui volevamo parlare, a sto punto tocca dirlo. A sto punto, senti, lascia la perdere. Andiamo a braccio, senti una cosa. Vuoi le foto delle tette? Non è possibile, no, c'è una radiografia. No, quello, magari, ma ne parliamo dopo magari, poi con tuo marito facciamo accordi, cammelli, vediamo. Allora, OnlyFans, prima cosa, tu che ne pensi di OnlyFans? E che ognuno è libero di fare ciò che vuole, se ci guadagna, che ben venga. Sì, ora non ho chiesto la domanda a Andreotti, l'ho chiesto a Graziana Allegra. Non lo so, che se avessi coraggio, sinceramente lo farei anche io. Onestamente, ultimamente mi è capitato spesso e volentieri. Cioè, allora io metto una foto su Instagram e la gente mi dice due cose: o che non arrivo a 50 anni e sto per morire e mi misura la massa grassa e la massa muscolare, oppure vuole la foto delle tette. Però anche lì c'è il dubbio, perché c'è gente che mi dice che se dimagrisco non ho più le tette. E gente invece che dice che sono e questo così... farebbe piangere un sacco di gente, lo posso dire. Che sì. Dice, cioè, funziona per te, se tu dimagrisci le tette ce le hai ancora? Secondo me sì, eppure secondo me rimangono. Sì. E per altri invece che vogliono le fotografie delle tette, io non c'ho il coraggio. Se avessi preso un euro a quest'ora per ogni persona... Quindi la prostituzione? Ottimo, questa sera praticamente ci prenderanno come si dice, complici di questa no, cosa. No, ma ognuno per carità di ma la domanda è questa, sì. Mi rifaccio a Ghe Pequeño che ha dichiarato in un'intervista, sapete chi è Ghe Pequeño? Peccato, che schifo sapere chi è Ghe Pequeño. Qualcuno lo dica mai. No, Ghe Pequeño è un idiota, cioè un rapper, no, gli vogliamo tutti bene, un grande. Però ha dichiarato ciao, che... Ciao Ghe, sei un grande. ti prego, dacci i soldi. Praticamente lui spende 5.000 euro al mese su OnlyFans. Cioè, poi l'ha detto come di... Poi il mio commercialista mi ha detto, oh, ma che ti stanno rubando i soldi? Cioè, lui spende 5.000 euro al mese per abbonarsi ad altre OnlyFans. Cioè, che avrebbe... immaginati la mole di pippe che se fa Ghe Pequeño. Cioè, tipo una specie di... Ce l'ha consumato, poverino, a un certo punto. Cioè, qualcuno glielo dica che... Ma che schifo. Che ti resta, niente, Joy. Che schifo. Cioè, cosa ne pensi tu? Di quel banking che si fa le seghe? Non ho capito. Cioè, nel senso... Mi fa piacere per lui, perché è disimpiato lui, che ti devo dire. Io non ho 5.000 euro per abbonarmi, quindi non è un mio problema. Non sai. Cioè, non sarebbe meglio questi 5.000 euro, non so, li desse, che ne so, al WWF? A me? Certo, ovvio, per carità di te. Cioè, è assurdo che mo tipo il 5 per 1000 che sarà, tipo OnlyFans, i Panda o a Chiesa Cattolica. Cioè, tipo... Alla fine che scegliamo tutti OnlyFans, quanti? OnlyFans, a certo punto sì. Ci sta. È un mondo assurdo. Sì, però intanto se guadagna. Dai, un paio di foto le prendo comunque. Mie? Sì, a sto punto. Cosa vuoi? Radiografia, tacco, colonoscopia? No, cosa gradisci? Colonoscopia è diverso. Le orecchie. Sì, lui è come quello di Quasi Amici, lui si eccita soltanto... Ma senti, ma torniamo appunto comunque a OnlyFans, comunque qui c'è il potere della donna, è molto interessante. Appunto tu sei siciliana. Sì. Si sente? Si capisce che non ho ancora detto minchia, signora. Quindi in Sicilia vige una cosa, secondo me, che funziona e non funziona, che è il matriarcato. Ah, pensavo la mafia. No, la mafia è una conseguenza del matriarcato. Però il ecco, è vero o è solamente una percezione mia? Cosa? Che le il matriarcato, che le donne in Sicilia in realtà abbiano molto più potere rispetto agli uomini. No, assolutamente sì. Tu hai mai parlato con mia suocera? No, è no, per questo ti fai la domanda, perché non c'è la risposta, che non hai parlato con mia suocera. Quindi? Comandano le donne, sì, per molte cose, sì. Tu, cioè. Tu ti riconosci nel modello matriarcale? No, anche. La mia famiglia è una famiglia moderna, noi prendiamo... Mio marito è convinto che prendiamo le decisioni insieme. Ti piace questo mobile? Sì, sì. Più o meno funziona così. Ma più che altro gli fai una domanda di cui non gli interessa nulla. E ma allora, oggi abbiamo... Allora, ragazzi, aspetta. È andata così, io da circa, proprio perché sono povera, volevo comprare un mobile che costava 400 euro, l'abbiamo trovato in sconto a 120, glielo lasci? No, giusto? Quindi io ho guardato mio marito e gli ho detto prendiamolo, e lui no, Gioia, questi soldi, pensiamoci. Io ho fatto solo così, per favore, l'abbiamo preso.
matriarcato totale. Cioè. Ho fatto anche più per favore e ha funzionato. Va bene. No, possiamo dire che 100 anni di femminismo hanno sparato Andy Warhol. Non è cambiato questo niente. Non è matriarcato, ma è minnarcato in questo esatto. A proposito di Sicilia e matriarcato, proprio perché appunto te alla fine sei riuscito a trasformare il tuo matriarcato in un qualcosa di subliminale orribile per il povero Antonio. Te l'ho detto che è domiciliare. Ciao Antonio, ti vogliamo bene, comunque che, tu sia. Comunque ha a che fare con il tuo corredo genetico siculo, il fatto che sei comunque cresciuto in Sicilia. Com'è stato il passaggio? No, tremendo. Dalla Sicilia a Roma. No, tremendo. Io vi voglio bene, adoro Roma, è un posto fantastico, meraviglioso. Però non mi sono ancora abituata. Allora, io quando sono... Cioè, io mi chiamo Graziana Allegra. E veramente questa cosa succedeva. Cioè, io quando andavo in Sicilia dicevo Graziana Allegra e mi dicevano Gioia, Bedda, chi Bedda, Allegra, di nome e di fatto. Qua più qualcosa come... Allegra. Bedda te. C'è un cazzo da ridere. A Roma se trovi qualcuno che ti sorride è perché ti ha appena rubato 50 euro non, probabilmente. Non mi sono ancora abituata. Ah, ride tantissimo. No, qua ma Roma vive su questo, cioè pensa fino a 100 anni fa c'era il ponticello, c'era il papa che regnava, cioè... E vive il papa. È un posto pieno di humor. Diceva Pirandello, Roma è il posacenere dei papi, vabbè, troppo colto. Andiamo avanti prima che mi salta un aneurisma, è troppo sforzo mentale. No, Pietro, non pensare, smettila. Tu sei venuto a Roma, immagino, per inseguire l'arte. Sì, in tutti i sensi, sì. Mio marito è partito da Catania con me proprio perché voglio fare... Te. Ma infatti, poverino. No, sì, io da sempre, io cantavo nei cori gospel quando ero piccola e poi sono cresciuto, ho fatto musical, poi ho fatto tante minchiate e mi trovo qua. Posso dire una cosa, che in questo momento storico stai alla grande perché hai un'anima nera e in questo momento storico si adagia molto bene con lo spirito del governo perché il blues, no, il sole... Certo... Certo, io ho detto certo senza convinto, certo. Non ha capito la cosa dell'anima nera. Va bene. Infatti, quindi tu sai cantare, tu hai iniziato cantando, sì. Hai iniziato cantando. Sono passata ancora... da Acqua siamo noi a Giorgia, è fantastico il passaggio, è lì. Osanna è Osanna. quindi continui ancora a cantare, fai ancora, ti piace? Allora, ti questa piace è una soddisfazione che mi sono presa perché dopo tanti anni che io insegnavo canto, insegnavo recitazione quando eravamo giù, musical, e per la rabbia e il nervosismo, per colpa di altri, mi sono venuti i nodi alle corde vocali. E quindi mi era stato detto che non avrei mai più potuto né cantare né parlare. Scusa, sei stata Radio Caos, sei passata per caso che ti è venuta sta cosa? Secondo me è Radio Caos che ti ha fatto venire le corde. No, no. Le corde vocali. E invece andate. Ho fatto questo intervento e quindi dopo tutti questi anni alla faccia dei medici che mi dicevano non ce la farei mai, adesso gli rispondiamo con un bel suca, che mi pare anche giusto, quindi oggi siamo qui. Oggi puoi cantare? Vuoi cantare qualcosa, puoi mamma? Cantare. Ma ci vuoi un pezzo a cappella? Un pezzettino così, oddio, giusto per assaggiare. Guarda, per favore non fare gli squallor. Cioè... Oddio, gli squallor addirittura. Oddio, mi stai facendo una cosa... No, scherzando, cioè, fai quello che vuoi, fai quello che cosa senti. Cantiamo? Datemi una cosa che potrei conoscere. Una canzone qualsiasi. Acqua azzurra al Baghiara, va bene che sono Acqua vecchia, però gioia mia, troppo... No, non lo so, mi stai mettendo in emozione. Non so, è colpa d'Alfredo. Io conosco soltanto canzoni di Truce Clan. It's time to try defying gravity. Kiss me goodbye and defying gravity. You can pull me down. Che è un pezzo di un musical che dice qualsiasi cosa sia, qualsiasi cosa succeda, applauso, affronta applauso. La gravità. Ma questa pronta è la versione inglese di colpa d'Alfredo, ragazzi. Graziana Allegra, un applauso. Voce fantastica. No, in realtà bella, perché comunque c'è vicino Pietro e comunque ogni cosa fatta vicino a Pietro ogni volta che mi ha detto canta entro nel panico perché ho sempre paura di farmi male, capisci? Vivo sempre con quest'ansia che mi esca tipo questa voce così che mi qualche anno a proposito da catanese, da siciliana, sei più affezionata a Totorrina o a Matteo Messina Denaro? Ma che cazzo, cioè nel senso quando uno è di partito, cioè ci sei più rimasta, cioè... Ma guarda, dovendo scegliere, purtroppo mi dispiace deluderti, ma sono più per Giovanni Falcone.
Mi spiace. Ma no, ma no, come cattura. No, per favore, no, non fate un applauso, per favore, se no non siamo a Rai 1, per favore. Anziana. No, vero, è vero. Io invece sono cresciuta. Il mio primissimo libro è stato Per questo mi chiamo Giovanni. Brava! Brava sorella, brava! Quello... Andrebbe fatto leggere. No, è bello. Andrebbe scuole. Fatto leggere perché spiega tante togliamo cose. Togliamo Dante, per favore. No, che togliamo Manzoni. Ma leviamo Manzoni con due coglioni di no, questi. No, e mettiamoci Martufello. Mettiamoci Martufello. E basta. No, spettacolo di Maurizio Battista, così. Con Martufello che fai voce. No, salutiamo Martufello in grande, veramente. Comunque... Senza di lui i premi non sarebbero mai arrivati. Ma chissà come siamo passati da a Tufello. Martufello. È sempre un comico, Graziano. Ma sono dei comici. Qual è il tuo comico preferito? Così secca. Qual è il mio comico preferito, ragazzi? Totò. Totò? Mi dispiace, Totò. Poi attualissimo. Lo so, io sono cresciuta a Pane e Totò e mi piace quel tipo di comicità. Amo tantissimo Totò. E poi c'è uno più attuale. Uno più moderno, oddio, mi piace moltissimo. Vabbè, te l'ho detto, Pintus. Mi piace tantissimo lo stile di Brignano. Mi piace tantissimo Maurizio Battista. Oh, vedi, posso dire, Maurizio Battista è un grande professionista. Cavallo di razza, anzi, Maurizio, se vuoi venire ospite da noi, per favore. Se vuoi venire prego. A casa mia, quando vuoi. Come Paolo Antonio, cioè, già cioè, devastato stasera. Abbiamo devastato. Che bel marito. No. Ma metti la cosa di serie sul palco, raccontare le tue disgrazie e guadagnarci i soldi. Senti, tu hai lavorato, a proposito di soldi, al Globe Theatre. Ho fatto uno stage al Globe Theater, al Globe Theater. E in questo momento lo stanno hanno deciso di chiudere perché lo vogliono demolire. Io ho firmato la petizione. Hai firmato la petizione? Qualcuno qua conosce per il Globe Theater? Per salvarlo o per demolirlo? Lo conoscete? Allora, che entusiasmo, sapesse... mi sa che lo demoliscono per colpa vostra. Allora ragazzi, il Globe Theater è l'unico teatro elisabettiano che c'è in Italia, quindi andate a firmare questa petizione per non farlo chiudere. Loro hanno fatto una minchiata perché non si è capito perché qualcuno ha sbattuto la testa contro una trave, una scolaresca, una strage, qualsiasi, non lo so, ma voi firmate per fare in modo che non chiuda. Già siamo ignoranti così, figurati senza il Globe Theater. No, poi già smobilitare il Teatro Valle e poi quell'altro, e poi così, e poi colà, basta. Basta. No, ma finché guadagnare. Fanno un teatro solo, quello chiamano il Teatro Luca Barbarese. Fateci fare un po' di nero, un po' di guadagno nero. No, Pietro, stai senza zitto. Senza pagare tasse, mamma. Zitto, non alta voce. No, no, per gli amici dei Guardie di Finanze è tutto dichiarato, da un altro che ha un altro nome. Non è vero, signore. Allora, senti, arancino o arancina? Vabbè, sti gatti, no. No, arancino, signor arancino. No, la domanda era proprio vabbè sti cazzi. Sì, sì, finiva con vabbè sti cazzi. Arancino però, comunque arancino. Cattelan o Londini? Cattelan. La risposta era la sorellella. È andata male. La sorellella però. La sorellella sì, ma io ho detto Cattelan solamente perché è più carino, perché non ho mai visto un programma né dell'uno né dell'altro. Neanche noi, ma chi c'ha i soldi per Sky? Graziana, non vedo. Ma sta su Rai 1 Cattelan, che scemo. Ma quale Rai 1? Ma sì, chi c'ha i soldi per il canone? Allora, siamo attori. Sì, no, artisti. Allora, sempre questa cosa della povertà, io sono ricchissimo. A proposito di Cattelan, ma chi cazzo lo conosce a proposito di Cattelan, tu sei anche attrice, hai recitato in un film con il futuro mio di Vincenzo, cioè Ficarra e Picone, che noi diventeremo. E anche c'è anche Tony Servillo. Sì. Tutti dicono che è bravo, ma è veramente bravo come dicono? Sì. Ti devo dire di sì, ed è anche una persona molto 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 umile. Però io ho visto, io l'ho riconosciuto in mezzo alla folla, ne eravamo 100, c'erano 100 comparse e una cosa enorme, e lui vagava tra di noi seduto, ma così come Ficarra e Picone. Ho imparato tantissimo guardando Ficarra e Picone che lavoravano. Senti, ma se gli tocchi le vesti a Tony Servillo, cioè tipo diventi di nuovo, riesci a vedere meglio, tipo guarisci dalle malattie. Non lo so, io avrei voluto toccare le vesti a Ficarra sinceramente. Che mi dichiaro. Oh, Antonio stasera ha tradito due volte. Vediamo come va a finire la terza volta. Mi dichiaro con Ficarra, allora, ragazzi. Antonio, questo è one shot, capito? Ha finito il film dei Kubrick. Spielberg. Mischino, Antonio. Io veramente, guarda.
Quindi sono bravissimi i Figa del Picone, sì. Hai avuto una bella esperienza. Sì, sì, tanto tanto. Il cinema ti piace? È un mondo nel quale ti riconosci? Preferisco il palco, mi piace di più parlare con loro e vederli ridere. Mi piace molto ti piace di più, di più sì, quindi sì, anche sì. Il teatro. Sì, assolutamente. Il teatro dipende, perché tipo c'è stato. Allora, non so se si sente, ma cioè, l'accento, il dialetto si sente. Però quando sono arrivata qui a Roma parlavo tutta in dizione perché volevo fare l'attrice professionista. Poi mi sono scassata un po' che coglioni e quindi ho detto che non me la sentivo. Ho capito che mi piaceva essere me stessa sul palco, quindi a 32 anni ho capito che mi piace essere me stessa, col mio accento, col mio se non vi piace cambiate canale o uscite dal teatro a questo punto, andatevene via, non è una presa di posizione, è più che altro che quando hai sofferto così tanto per trovare te stessa, quando poi ti trovi te piace. Certo, e te piace. Un applauso per bello te. Bello bellini, così tanta saggezza, ma ospite più saggia. Le solite vengono tutti bori. Non so che dire. Senti, abbiamo avuto degli ospiti meravigliosi. Ma sì, no, Valerio De Ciro non era così no, bravo. Valerio De Ciro è stato molto interessante. Ha detto delle cose grosse. Questo fa parte del dissing a Valerio. Buonasera, Valerio. Graziana, dica che fine ha fatto Rosario Muniz. Ma non lo so, io mi aspettavo mi scrivesse sinceramente a un certo punto. Io volevo mandargli le foto dei piedi o delle tette a questo punto, ma niente, non è idea. Terribile. No, sto male, sei conto, ho unito le Rosario Muniz. Sono stato al posto in una strana Madonna. Cioè questa ma è questa la classe, questa perché rito. È una domanda che facciamo a tutti, perché è da un po' di tempo che non si sente più parlare di, non so se conoscete. Ma vedi che mi è comparso su TikTok. Ti è dico... comparso? Sì, sì, mi è comparso. Sì, però sarà un vecchio video. Ultimamente sì, c'è capelli anche corti. Hai cambiato? Quindi perché non ci contatta? Noi siamo mesi che lo cerchiamo. Rosario. Rosario, dove sei? Rosario. Vieni. Guarda i piedini, qua siamo. Ma vieni a trovarci. Perché Rosario. Erano bei tempi quando c'era Andrea Di Prescio. Noi c'era. Cioè, quando c'era lui. Tu. Quando c'era, io lo conosco, ma io lo conosco per... Maria di Trapani, non so se chi di voi ha avuto il piacere di conoscere Maria di Trapani. No, io l'ho conosciuto con Paniccia, non so se vi ricordate il pittore, quello lì vecchio che c'ha gli occhiali così. L'arte è una cosa che deve essere presa in modo serio. E parlava tutto il tempo così, sembrava gol. Pietro, ma in realtà sei tu Paniccia? Sì, in realtà sì, sono io Paniccia. Tu sei Pacciani e Paniccia. Io sono Paccianiccia. Comunque, Graziana. Io direi di andare con l'ultima domanda. Vogliamo fare una domanda sulla stand-up? Certo, è quella appunto. Come mai, dopo tutta questa multiforme evoluzione che hai avuto, tra le tante cose che hai provato, sei arrivata alla stand-up? Com'è stato il... Com'è successo? È successo proprio per il discorso di... Sono stata appunto al Globe Theater, ho capito che non mi piaceva recitare in quel modo ed è arrivata l'illuminazione da mia cognata che un giorno... Cioè, lei faceva tipo così, accadeva qualcosa, qualsiasi cosa, e mi diceva dai, raccontalo tu che fa ridere. Ma non è successo io, ma raccontalo tu che fa ridere. E ci ho provato e ha funzionato. Solo che però la mia primissima esperienza è andata anche bene e l'indomani hanno chiuso per il Covid. Quindi ho detto, vabbè, sarà un segnale del destino? Forse è il caso che... E invece siamo qua. Ma in realtà non era l'ultima domanda, perché tu adesso ho scoperto che farai un podcast con l'Espresso. L'abbiamo, sì, è già uscito. Ah, è già uscito? Sì, sì. Allora, voglio, adesso te lo dico come ministro San Giuliano, proverò ad ascoltarlo. No, lo ascolterò. E il tema è il body shaming, se non sbaglio. Ah, possiamo aprire una enorme parentesi. Sì, no, facciamo la piccolina, però ben strutturata. Cioè, in Italia, in generale, essere una donna, diciamo, con delle forme molto più, dentro a noi, prosperose, e è stato più difficile fare l'attrice? Ti ha condizionato? Allora, ti racconto questa. Una volta stavo andando a fare un film importante e cioè, avevano visto le foto, cioè in foto sono quella, non è che poi ti aspetti a Beyoncé, io sono, non è che ti boto scali 30 kg dalla foto. Quindi arrivo lì, la costumista mi guarda e fa qualcosa tipo... Sei tu quella che dobbiamo vestire? E io tutta contenta, già nuda. Sì, sono io. Benissimo, stavacca come la vestiamo? C'è una cosa così. Io mi sono rivestita, stavo andando via, volevo scappare vergognatissima. E invece è arrivata il regista davanti a me che mi diceva noi vogliamo lei perché è questo quello che vogliamo. E questo è il messaggio che voglio mandare, perché un soggetto come il mio è difficile da vedere sul palco, al cinema, è difficile. E invece bisogna sdoganare il fatto che tutti meritiamo il nostro spazio e i nostri difetti sono in realtà i nostri punti di forza. Guarda che punti di forza che c'ho. Fate un applauso a Graziana Allegra e i suoi meravigliosi punti di forza.
Io stasera. È un applauso pure al povero Antonio che torna a casa. Io stasera torno a casa e mi guardo allo specchio con un occhio diverso. Dico, Madonna, è fregno. Ma un'altra cosa, per esempio, che succede è quando ti fanno gli insulti online. Vi capita? Appunto, volevamo chiedere sui degli haters. Sì, allora io non ho mai avuto haters. Poi ultimamente ho fatto un video che a me ha fatto pisciare dalle risate. Perché c'era questo video dove io mi buttavo addosso mio marito tutta sexy e quindi non accadeva niente. E ho detto, come sei quando sei curvy? E invece come ti pensano? E io mi lanciavo addosso mio marito e cadeva il palazzo. Questo video ha fatto 6 milioni di visualizzazioni. La gente ha riso e altri che incominciano a dirmi cose: tuo marito c'ha 3 vertebre rotte, l'hai ucciso tu, non arrivi a 30 anni, muori. Ma un quarto d'ora di cazzi vostri, come la vedete questa cosa? Come... Se il mondo sarebbe, come che era la invece devo studiare la verità, è il mio sogno che mi insultino così, veramente. Quindi, anzi, fatti insultare il più possibile e farei successo. Assolutamente sì, anche perché un'altra cosa che mi piace dire è che quando vi insultano, se rispondete, lo so che brucia, perché se ti dicono, in tantissimi mi hanno scritto cicciona di merda. Ok, questo video è andato online, non so perché, anche in India, in Arabia Saudita, e la gente ha ricondiviso questo video, però con tipo le scritte in arabo. Io ho detto, ma là saranno complimenti, visto che le vacche, come dice la mia amica, sono, come sacre, si dice, sacre. E quindi ho detto, ho trovato il mio pubblico. Invece, traducendo dall'arabo all'italiano, c'era sempre scritto cicciona di merda. però questa cosa... Però vedi, fa ride, in fondo. Sì, e la cosa bella è che io comunque tutto rispondo... Tutto il mondo è paese. Capito? Rispondo con la risata. Perché se tu ci ridi in faccia al bullo, quello è... Che faccio? Che faccio? E vinci tu. Sì, soprattutto nel facciamo un appello a Hamas che smetta di trattare male le donne grasse. Possiamo dirlo? Curvy. Che grassa va bene lo stesso, ma perché siccome... Perché io sono un uomo grasso. Lo so, però vedi cos'è, se tu dici curvy, la gente dice, oh mio Dio, ma c'è curvy, no, grassa. No, curvy, punto. Curvy, allora, salviamo gli uomini e le donne curvy. Hamas non le toccare più, ti prego. Salutiamo Hamas che comunque che ci segue. Un nostro amico, che è un nostro amico in realtà svedese. No, quello amico. Amico svedese, sì, Hamas Ibrahimovic. Esatto, sì. Non so di chi stiamo parlando, ma un saluto. Un saluto. Graziana, grazie. Progetti per il futuro? Sì, voglio riempire la libreria che ho comprato oggi. Questo è il più grande. Sì, ma anche perché io, dopo aver comprato la libreria, aver fatto 2 viaggi, e ho dimenticato un pezzo al negozio e che lo stavano buttando. Quindi per me progetti per il futuro artistici. No, in realtà vorrei tantissimo a breve far uscire lo spettacolo per me per la prima volta. E spero verso febbraio. Come si chiamerà lo spettacolo? E allora le cose sono 2. O lo chiamiamo Vita da Diva, che in realtà è una parodia della mia vita disgraziata, oppure il mio slogan di sempre, che è Graziana Allegra, attrice comica, per una vita drammatica. È la bellissimo. Mia vita drammatica. Chiudere così, secondo me, guarda, è da piangere. Un grande applauso per Graziana Allegra. Grazie. L'ultimo. Grazie. Grazie. Grazie ai nostri conduttori, che no, sono stati meravigliosi. Grazie a te, Graziana. Grazie per gioco. Meravigliosa. Grazie mille, signori. Bacio. Mamma mia, comunque siamo davvero bravi a trovare gli occhi. Cioè, io ti faccio i complimenti, Vince, perché ho fatto tutto io. Pietro, tu sei grazie. Veramente meraviglioso, non ho parole. Spero veramente che ti vengano a prendere prima o poi. Sono un grande. Sono la polizia ti venga a prendere. Che... No, sai chi viene a prendere? Vengono così a Roma che ti facciano la chiave di cioccolata. Lo sai qual è la punizione per i campani? Praticamente vengono a prendere 2 messi comunali e mi portano nel comune di Roma a lavorare. Terribile, ma no, diventi tipo un vice assessore. Per 5-6 ore devo lavorare ogni giorno e io sto lì che soffro con le catene. No, portatemi via. Ma senti, a proposito di lavoro, in Italia secondo te l'arte è un lavoro? No. E secondo te gli ospiti stasera sono dei musicisti? Ma sì. Anche la prossima fa musica. Secondo me dovremmo dargli più valore in Italia, anche la Meloni, il governo. No. Dovremmo fare una bella perché statua. Ci sentiamo veramente questo governo è freddo rispetto all'arte. Sì, dovremmo... È un po' freddo come il nome della prossima artista, che però secondo me è molto calda. Dov'è? Non la vedo. Alla fine c'ha la febbre, che è calda. No, no, è calda come persona, nel senso è una calda persona. Una calda persona, no. È irlandese, che problemi ha? Comunque Pietro, comunque te le metafore. Ma comunque. Io non lo so, è una calda comunque, persona. Hai fatto l'Aristofane, comunque, credici. Certo. Sono Alaska! Applauso. Un applauso forza, facciamo su! Un applauso. Salve.
Buonasera, buonasera. Finalmente una donna su questo palco. No, non è vero, c'è la Graziana. Infatti, non lo sai, proprio un attimo mi hai confuso. Ho detto, ma Graziana. No, perché siamo abituati ad avere uomini e questa è una delle prime serate con delle donne, diciamoci la verità. Con tante donne. Con tante donne, anche protagoniste proprio. Quindi di solito abbiamo avuto i cazzo, già il nome ti fa capire, insomma, comunque erano tutti uomini. Abbiamo avuto Valerio Sinò, Luca Vecchi, Giorgio Montanini, Mara Di Nolfi ai tempi. Tutti sti uomini. Sei contenta di essere donna? Sì. Che domande. Certo. Come stai? Tutto bene? Ma tutto bene, fa un po' freschetto. Qual però... buon vento? Ma... no. Qual buon vento? Ma mi avete invitato e sono venuta. Schietta. È giusto, non sarebbe mai venuta in un posto in cui c'eri anche tu, Vincenzo. Certo, giustamente. Sì, sì. Fatti la chiamata tu. Sì, sì, realistico. Allora, partiamo proprio... Dal nome. Vai. Allora, la domanda scritta è questa. Vai. Perché... proprio l'Alaska, un posto freddo, inospitale e pieno di napoletani. Gli orsi polari sono i napoletani. Sì, sì. Ok. Vabbè, perché diciamo nella vita sono un po' un blocco di ghiaccio, quindi ho pensato subito a quel paese, all'Alaska, e quindi però poi dopo con la musica mi sciolgo. Lo vedi? Ho detto, ho capito subito. È una persona canta, di conseguenza. Sì, certo. E quindi ecco perché sono Alaska. Semplice, proprio così. Vabbè, ma fredda però in che senso? Cioè, nel senso che nella vita cioè sono più brava a cantare che a parlare, credo che si vede in questo momento. Sono... Niente rigida e ha paura di noi e nel mezzo all'altra parte, assolutamente. No. Di lui devi avere paura, fai bene, di me stai tranquilla. Di entrambi, Hai paura di entrambi? Ho veramente paura delle vostre domande. Cioè, l'unica domanda che voglio in questo momento è quella su Rosario Muniz, ti giuro. Perché è quella facile. Sì, sì, perché io l'adoro. È tuo marito. Sì. No. Vabbè, facciamola subito, sciogliamola un po', dai, allora, la faccio io stavolta. Vai, Vincenzo. Questo è il nostro Cluedo, ormai sì. Diventa il nostro tormentone a cui non frega un cazzo a nessuno. Però comunque lo facciamo lo stesso perché ci piace darci la zappa sui piedi. La domanda cruciale è che fine ha fatto Rosario Muniz? Io l'ho visto, cioè ho visto sui social che ogni tanto sta in qualche bar di Roma, sempre un po' sbavato, con camicie sporche, però c'è. E perché non lo riabilitiamo e non viene da noi? Perché non ci conosce? Noi tutti i giorni lo pensiamo... Dobbiamo inseguirlo. Diventa tipo molestia. Che poi lui piacerebbe pure, capito? Cioè, sarebbe un po' un gioco strano, sì, capito? Infatti. No, perché sì, secondo me, tra voi che usate tanto TikTok, vedi come sono vecchio, tra voi che usate TikTok. Potete trovarvi, cioè nel senso, sentite una sensazione, tu dentro di te hai una piccola bussola che tende verso Rosario Muniz. Sì, sì, cioè a me manca proprio quella bavetta, cioè gli angoli della bocca, cioè proprio... Comunque che generazione incredibile. Questo dettaglio non me lo ricordavo neanche io. Cioè lei... c'era proprio quella cosa, sì, quella cosa fondamentale. Pietro, quando ti penso io vedo questa immagine. Terribile. Vabbè, a proposito di TikTok. Appunto, sì, TikTok. Yes. Sì. Com'è fare le live su TikTok? È terribile, è veramente terribile fare le live su TikTok. Cioè, tipo la gente ti fa domande assurde. Quella è la domanda più assurda che ti hanno fatto una live di TikTok? Non lo so, cioè vabbè, le classiche frasi, usciamo stasera, cioè non lo so, no? E... vabbè, ma questa è anche vabbè, abbastanza, questa... no? Questa è proprio hard, cioè proprio una roba hard. Ti prego, la domanda assurda l'altro giorno, che cosa ne pensi che io vado a fare equitazione? Ma che cazzo, cioè, non devo pensare niente, cioè, sono contenta per te. Equitazione? Boh. Sì, c'è cioè, una mi ha fatto, che cosa pensi del fatto che io adesso andrò a fare equitazione? Io stavo cantando in tutto ciò. Non lo so, la gente è un po' strana, però vabbè. Che cazzo domanda è equitazione? Ma è assurdo perché la cosa assurda è che era proprio quella dopo. Cioè, ti piace fare equitazione? Sì. Era una delle nostre domande, quindi... Ah, ecco, vedi. Appena ti vedo penso, non lo so, all'ippodromo, non so perché, no, non sto scherzando ovviamente, non ha nessun senso. A proposito di TikTok, stavo parlando delle live, sì. Tu come hai iniziato? Come ti è venuta l'idea? Quando? Perché? Perché non si potevano fare live, non si poteva stare in mezzo alle persone, quindi ho detto ok, facciamo TikTok e quindi da lì ho... scritto canzoni, insomma ho suonato il piano, le cose sono andate bene, quindi un po' di video sono andati virali e poi ogni tanto faccio le live, ma io odio fare le live proprio quando sono costretta perché devo un po'
come dire alle persone esisto ancora, quindi facciamo la live, però veramente odio fare live. Senti, ti è mai capitato a un tizio che per caso ti ha scritto Madò, sei proprio uguale a Giorgia Meloni? Sì, mi è capitato. No, non è vero, non mi è capitato. Ero io nel caso. Capisco. Lo scrivo in tutte le live. Tutte le live, perché mi piace triggerare le ragazze che fanno live, perché mi questa cosa del punto te l'ho chiesto, mi adesso mi mette... però le live solo per questo commento. Sì, no, è divertente, a parte è divertente perché si triggerano, alcune ridono, quando sono in due ridono. Due ragazze da solo si triggerano. Sì, è molto strana come cosa, infatti per me è tipo un giochetto sociale che faccio. Ah, ecco. E perché comunque le vedo lì che sono, non vogliono mai cose che non siano complimenti. Cioè, perché non ti posso dire, guarda, secondo me questo taglio dei capelli te sta male. Cioè, è una live... Vabbè, sei un po' cattivo, cioè, dai, non lo dire. Ma perché lo dovresti dire? Cioè, che ma perché frega? Dovrei dire che sei bella? Ma perché non cioè perché devi lo dire? Vedi, lo vedi, queste cadono, queste sono le live di TikTok, perché non accettiamo ne mai... faccio troppe e basta. Lo vedi, te stanno a distruggere. Cioè, perché non accettiamo anche una critica? Invece io vedo, ma perché non... tipo quando dico questa cosa di Giorgia Meloni, chiamano spesso la madre, mamma ha detto che perché questo hanno 16 anni, 17 anni, no, 18 anni. Veramente, ma tu sei proprio ma non sei ma non è colpa mia. 17 non anni, tu molesto. Dici sembri Giorgia Meloni che ce n'ha 50 certo, si triggerano e poi gli fanno mamma, ma secondo te è un complimento? E la madre fa no, assolutamente ma no, ma è super divertente, ma a parte, no. Cioè, perché non è, cioè in TikTok deve essere per forza tutto bello e buono. Questa ma è una cosa un po' di angoscia. È pieno di commenti negativi, di cose orrende. Capito, ma troppo orrende. No, invece l'ironia. Cioè, questa. Cioè, no, non viene compresa. È sempre un estremo. Ma c'è tutto un linguaggio su TikTok. Ok, poi, ce lo spieghi un po'? C'è una sintesi? Ma non lo so, tipo anche il fatto, ne so, POV, faccio cioè la parola POV adesso che viene usata lì è nata da TikTok. Vabbè, quella, ok, cioè, okay. Tutte queste cose qua, oppure oddio sei mia madre, oddio sei mio cugino, oddio sei mio padre, sei sì, mio padre, cioè quello è sempre un linguaggio molto TikTokiano. Okay. Io ho cominciato a avere paura adesso quando ha detto TikTokiano. Sì, no, però perché c'era su Umberto Eco che mi stava per uccidere. No, tipo. Perché sono grasso e quando faccio TikTok sembra una bomba che sta per esplodere. Oppure Berlusconi che dice TikTok tac. Non fare riferimento a Berlusconi con una povera giovane. È vero, non sanno neanche chi è Berlusconi, secondo me. No, lo sanno, lo sanno. Certo che lo sa. Lo sanno. Adesso l'andiamo a trovare. Oddio. Comunque, posso dire? Per la tua età, Alaska, i tuoi 13 anni, no? Quelli più o meno che hai. Aggiungi 10 anni. Madonna, sei vecchissima ormai. Vabbè, Madonna. Manca a fa così. Ah, ormai la vecchia. La vecchia. Carne cioè, ma 23 anni, mo è vecchia. Sì, che no, 23 anni no, ormai. Beh, Italia, hai fatto in tutto in Italia, ormai hai fatto qualunque cosa a 23 tutto. Anni. Tutto. Devo solo sposare. Sì, no, questo no. No, se vuoi sì. Non penso che sono... No. Peccato, niente, è la cosa che volevo chiedere dopo se c'è un sposa, niente. Uno dei due, sì, no, anche perché... No, a parte gli scherzi, vai su domande sono, serie. No, perché sono andato a vedere il profilo TikTok, tu adesso sei sui 200.000... Sì, sì. Com'è? Cioè, com'è come sensazione? Ma non cambia assolutamente nulla. Un cazzo, niente. Nulla, soldi? Proprio. Sì, vabbè, boh, in 3 anni avrò fatto 300 euro. E no. Ho fatto video con milioni, cioè... vabbè, dai, non ne parliamo. 300 sì. Euro? Sì. Ammazza un sacco di soldi. Ma che un sacco di soldi? No. Con tutto il che ci metti. Guarda che in Vietnam è uno stipendio di un anno 300 euro. Ho attenzione. Capito, però siamo in Italia. Io mi ricordo un periodo c'erano tanti musicisti che come te suonavano il piano, facevano cover, cantavano improvvisando eccetera, che andavano stream su Twitch e facevano questo per ore e ore, facevano questi stream lunghissimi. È una cosa che mi hai fatto che ti potrebbe interessare? No, Twitch... cioè a livello musicale non è che funziona tantissimo, cioè più che altro ti fa un po', vabbè posso dire il coglione, dai, ti fa un po', ecco, però l'imbecille. Sì, un po' sì, dai. Oppure fai cose di qualità, però cioè insomma la stream mentre canti funziona più su TikTok oppure cioè, su Instagram, ma su Twitch. Tu invece sei più sei una persona seria comunque. No, non sono seria per niente. No. Però senti, parliamo un po' di musica. Sì, dai. Allora, le tue influenze musicali quali sono? Allora. Con chi hai cominciato? Diciamo, chi hai conosciuto all'inizio che ti ha folgorato magari? Vabbè, quando ero piccola Elisa, proprio, l'ascoltavo. Elisa. Ottimo, okay. Bella risposta. Era tra quelle giuste. No, non devi giudicare se è una bella risposta. Ma perché ci stanno tipo sbagliato, giusto? Se dici, sì, c'è dici una, no, perché dopo se dicevo? C'è, no, perché dopo c'è la domanda sull'equitazione, quindi... Ah, quindi, ok. No. Elisa, quindi ti piace? Sì, Elisa... Poi, vabbè, adesso a livello di reference di quello che faccio adesso,
a livello internazionale Lana Del Rey, Melanie Martinez, Ariana Grande. E poi dei piccoli comunque, sì, sì, proprio sconosciute, sconosciute proprio. E a livello di scrittura mi piace Margherita Vicario, dai, a livello italiano. Bravissima attrice, tra l'altro, anche. Sì, è vero, lei ha fatto, lei ha fatto il film con The Pills, pensa, con Luca Vecchi, faceva la fidanzata di Luca in quel film. È vero. Finché è purtroppo ha andato benissimo. Purtroppo no, è andato male, purtroppo è andato, in realtà, è andato purtroppo, purtroppo male. Ma non torniamo su cose tristi che possono farci del male, che lei tanto non se ne è accorto di The Pills, c'ha 23 anni. Visto che stiamo parlando, c'ha 13. Ah, è vero, c'ha 13, è vero, è vero. Hai firmato a liberatorio i tuoi genitori per venire qui? Non ho genitori, ah, madonna, tutto così. Madonna, mi ammazzavo, mi uccidevo. Senta, la domanda è questa, però, sulle influenze musicali. Allora, influenze musicali, musicisti e TikToker che ti hanno ispirato, già più o meno, anzi, più o meno TikToker, chi sono? Vabbè, Matteo Romano è quello che proprio è esploso con TikTok, e sicuramente dopo lui tutti quanti abbiamo iniziato a fare cose, quindi Matteo Romano. Quindi c'è un movimento praticamente. Ci sono tantissime persone. Ci sono tantissimi artisti che fanno TikTok, diciamo che forse un po' la cosa sta andando calando, perché forse abbiamo un po' rotto i coglioni con queste cover, però, ma che dai, sei matta, sono bellissime cover, cioè a X Factor, sì, adesso ha dato Fabrizio Longobardi in arte il solito Dandy, che ha fatto una cover bellissima, adesso non mi ricordo di quale canzone, forse Lucio Dalla, sì, una cover pazzesca, poi lui c'ha una voce di Cristo, cioè Fabrizio. E secondo me, se una cover poi tu la fai in modo personale, non è mai materia, certo, non è mai materia morta in realtà. Sì, però su TikTok certe cose, cioè quelle cose serie possono funzionare fino a un certo punto, cioè anche lì devi fa un po' le idiota, cose simpatiche. Sì, ma cose domanda, simpatiche. Com'è questa cosa che i tuoi padroni sono cinesi, Alaska? Cioè, come lo senti? Infatti mi pagano pochissimo. Che infatti, devo pensare? In realtà TikTok è un campo di lavoro multimediale. È vero, è un campo, di concentramento. Siamo gli uiguri, esatto. No, noi siamo, sì, come si chiama quelli della fabbrica cioccolato? Yumpa Loompa di TikTok. Comunque, visto che stavamo parlando di musica, questa è una domanda che facciamo a tutti i musicisti. Qual è un album musicale che avresti voluto fare tu? Un album musicale che avrei voluto fare io, mazza, mi hai messo in difficoltà. È tosta questa, eh? A me piace, anche se artisticamente sono proprio diversa, This Is Elodie, cioè un bel album, quello di Elodie, molto bello. L'avrei voluto fare io. Volevo le salutiamo Elodie, salutiamo Elodie, che ultimamente ha fatto un disegno Milo Manara per la copertina del suo ultimo album. Sì, sì, ha fatto un bellissimo disegno che in realtà era veramente lei uguale, era identica, cioè ha fatto, non so se l'hai visto. Sì, sì, ho visto lei, molto molto bella, possiamo molto dire, bella, sì, sì. E lo dici, non ha strizzato per niente l'occhio all'erotismo. Veramente vieni, bello. Vieni da noi, grazie. Ah, e lo dici veramente, sì, sì, per no. Favore. Pietro ti farà sentire ancora più magra. Allora, andiamo sulla musica. Questa è la domanda anche che facciamo tipica. Allora, abbiamo racchiuso la musica in due macro categorie. Ok. La prima categoria è la categoria, diciamo, dell'arte, per la bellezza, eccetera, eccetera, che è rappresentata da Mozart, cioè praticamente Il genio musicale, quindi moriresti per la musica. Per la musica, pure andresti a fare la fine in una fossa comune come Mozart. Oppure l'altra macro categoria che è Taranai, cioè fare musica per soldi, successo, senza troppo stare lì a rifletterci. Ma non c'è una via di mezzo? Io sono le nella domande via di mezzo. Le risposte intelligenti è sempre una via di mezzo. Dai, sono una via di mezzo, perché sicuramente faccio musica, cioè non è che uno pensa al successo, cioè ovviamente uno ci pensa e dice no, magari, però se tu parti direttamente adesso faccio musica perché voglio soldi, allora lascia perdere, perché tanto in questo momento è tutto un dare e un zero ricevere, cioè dobbiamo, è semplicemente lavoro, soldi, cioè investimenti, e probabilmente non ne torna manco un centesimo, però va bene così perché ci piace la nostra passione. Ma bella risposta, sono convinto. Fate un applauso a persona Alaska. Comunque voglio farti complimenti, oh. Voglio farti complimenti, ti faccio l'ultima domanda che abbiamo per te stasera. Perché veramente sei molto giovane, quantomeno rispetto a Vincenzo, sei molto giovane, sei molto brava e hai anche un grande seguito. Ma come mai hai detto sì a questa intervista? Hai dei problemi? Sei pazza? Sì, un po' sono pazza, ma tutti gli artisti sono pazzi, quindi sì. Ah, perfetto. Molto diplomatica, posso molto dire. Molto diplomatica, sì. Però lui, guarda, che lui lo può insultare, non fa niente. No, dai, mi sta simpatico. Hai visto?
Mamma mia. Ma abbiamo offerto pure una cena stasera. No, forse ha dei problemi. Sì, tu sì, in effetti sono simpatico ed è venuta qui, sì, no, completamente pazza. Bene, dai, la lasciamo suonare. Sì, sì. Certo. Ti lasciamo il palco, ci vediamo tra pochissimo. Perfetto. Fate un grande applauso per Lasca. E io sto dicendo, io sono Lasca. Penso ogni volta che cercavo su Instagram e sbagliavo. Cavolo. E sono Lasca e basta, giusto? Sì, sì, sono Lasca. Un applauso, forza, di nuovo. Ok. Ok, sta. Prova. Ok. Mi sentite bene? Prova. Vabbè, intanto parlo. Allora, il primo pezzo che farò è un mio pezzo che è uscito a maggio. Si chiama Bambole Voodoo. E parla di una canzone contro le violenze fisiche e psicologiche. Possiamo andare? Prova. Ok, vai, proviamo, dai. Niente? Problemi tecnici. Allora, l'hai messo inediti mercoledì? Sì, sì, è un problema tecnico proprio. Ok, aspetta, rimettila un attimo. Ah. Ok. Che piangono per uno stronzo, diranno di me che faccio lo stesso. Non mi sembrava il tipo, ma alla fine anche tu fai schifo. E Dania in seduta ci starebbe ore davanti a Nicole, pronunciare quel nome. Ridacci il braccio e il dito, il cuore non è cibo. E non so se fidarmi più delle persone, degli uomini in particolare. Paola, non so se li riconosci, ti giuro, truffano per pochi soldi. Non siamo bambole, ma abbiamo noi quelle voodoo. Le bruceremo questa notte, per ogni lacrima una spilla in più. Per tutte quelle volte che ci hai fatto sentire stupide. Un corpo così inutile, strapperò con i denti la testa. Ma come il dolore non ti eccita. Aia, 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 forse eravamo noi masochiste, o forse davvero non l'abbiamo mai viste. Queste nostre sporche ferite, non sei stato mai davvero triste per me. Volevi farmi male, mi hai fatto male, ora faccio male. Sì, lo faccio io, sarei più felice se chiedessi di morire. E non so se fidarmi più delle persone, degli uomini in particolare. Ragazze, non so se state bene, vi giuro, ma è meglio restare da sole. Non siamo bambole, ma abbiamo noi quelle udule. Bruceremo questa notte, per ogni lacrima una spilla in più. Per tutte quelle volte che ci hai fatto sentire stupide. Un corpo così, strapperò con i denti la testa. Ma come il dolore non ti eccita. Volevi farmi male, mi hai fatto male, ora faccio male, se lo faccio io. Volevi farmi male, ma
Non siamo bambole, ma abbiamo noi quelle utopie. Le bruceremo questa notte. Non siamo bambole, ma abbiamo noi quelle utopie. Sì, quelle utopie. Grazie mille. Io avevo... Adesso farò dei pezzi al piano. Aspetta, mi puoi passare l'acqua? Che c'è proprio... Prova. Ok, il prossimo pezzo che farò non è mio, ma è una cover. Un po' spicy. Si chiama Pop Porno. Tu sei cattivo. Come, perché ti svegli alle 3 per guardare quei film un po' porno. Tu sei cattivo come, perché mi guardi come se io fossi un'attrice un po' porno. Un po' porno. Parli d'amore guardandomi negli occhi, mi fai così sentire una donna un po' porno. Come piace a te, cattivo porno. Ti sembro una donna un po' porno, io ti sembro così cattivo, cattivo, tu. Grazie mille. Vabbè. Il prossimo pezzo invece è un mio inedito che ancora non è uscito e si chiama Una Margherita. Il sole piange, gocce di luce cadono forte sulla mia fronte. Prendo aria dal mio naso che cura sangue e così per caso. E ti tuffi di testa bocca la metà. Prendimi una margherita e mettila dietro il mio orecchio. Bevi un difetto, trasformale in fiori. Vuoi che ti faccia da specchio? Ci sono io sul tuo occhio.
occhio, io sul tuo occhio. Il cielo è triste, non ha nessuno con cui parlare per cambiare. Vuoi che ti mostri le mie gengive piene di sangue che non riesco a guarire, e ti tuffi a bomba minigonna. Prendimi una margherita e mettila dietro il mio orecchio. Bevi un difetto, trasformali in fiori, vuoi che ti faccia lo specchio. Ci sono io sul tuo occhio, io sul tuo occhio. Farà un rituale per scacciare il malocchio, per depurare il tuo corpo, farà di tutto per operare lo stomaco, che non fa che mi dici che godi di vomito. Prendimi una margherita e metti l'aria tra il mio orecchio. Ci sono io sul tuo occhio, io sul tuo occhio. Grazie mille. Adesso l'ultimo pezzo che mi sposto, che è un pezzo che è appena uscito, si chiama Dopo di me ed è contro i manipolatori. Facciamo partire Dopo di me, va? Quindi il problema sono solo io, e un po' ti posso anche capire. Dovrei provare ad essere più normale, una brava ragazza con una bella faccia. Chissà che pensa il dottore della mia versione peggiore. Vuole che gli racconti quel bellissimo sogno, un po' porno, un po' horror. Perché riuscivo ad ucciderti e poi tentavo di uccidermi. Mi spiego che questa violenza viene da dentro, dalla rabbia repressa. Chi c'è dopo di me? Sta zitta e buona come piace a te. L'hai già regalato di fiori morti, sfregiato il suo cuore a marci. E dopo di me c'è un dopo di lei, dopo di lei c'è un'altra ancora. Ma chi è? Ma come a te non viene da vomitare? È noioso stare sempre a parlare. Per riempire l'amore fin dal primo momento ci vuole proprio talento. Ti sei fatto le analisi, hai controllato le viscere. I risultati che dicono devi operarti, tu è un caso clinico. Chi c'è dopo di me? Sta zitta e buona come piace a te. L'hai già regalato di fiori morti, sfregiato il suo cuore a marci. E dopo di me c'è un dopo di lei, dopo di lei c'è un'altra ancora. Ma chi è? Lei è più carina di me, me lo puoi dire, non mi arrabbio. Ma come hai fatto a lasciarmi da sola? Tu ragioni col chi c'è dopo di me? Sta zitta, buona come piace a te.
avrei già regalato dei fiori morti, sfregiato il zucchero a marci. E dopo di me c'è un dopo di lei, dopo di lei c'è un'altra ancora. Ma chi è? E dopo di me c'è un dopo di lei, dopo di lei c'è un dopo di lei. E dopo di me c'è un dopo di lei, dopo di lei c'è un dopo di lei. E dopo di me c'è un dopo di lei, dopo di lei c'è un'altra ancora. Ma chi è? Grazie mille. Adesso lascio spazio a prossimo artista o interviste, non lo so. Ciao ragazzi, sono Alaska, mi trovate Instagram, Spotify, eccetera. Ciao ragazzi. Un applauso forte per Sono Alaska. Un applauso forte? Questo applauso forte? Questo è l'applauso dell'oratorio dopo la partita di calcetto. Eh no, ma perché se non vedono un uomo pelato, grande in bianco e nero, nessuno applaude. A Piazza Venezia nessuno applaude. Sì, no, nessuno, no. Comunque, invita, fai l'invito sul palco e sistemo le sedie, cara. Vai, allora, prego sul palco i musicisti Maverick. Fate un applauso. Buonasera Maverick, buonasera. Buonasera. Poi Venere. E per ultima, solo perché non mi segue su Instagram, Claire Margot. Mi ha messo un like a un video e poi non mi ha riseguito. Sto male da quel giorno. Ciao Claire, buonasera. Ciao a tutti, colpa della social media manager, non c'entro. Poi la picchiamo. Oh, molto ruffiana social media manager, posso dirlo? Molto ruffiana. Vero. Molto ruffiana. Allora, come state ragazzi? Seduti. Questi sono i musicisti, già cominciamo malissimo. Malissimo. No, lo so che è una sfida di qui stasera. Vediamo. No, nel senso che Pietro dopo è stupido. Dopo ti seguo comunque. Dopo mi segui. Dopo così potrò a casa piangere da solo in un angolo. E stare finalmente bene. Ho fatto il test del quoziente intellettivo. Questo infatti non sto scherzando. E ho preso come punteggio 46. No, no, meno 46. Cioè, non c'era proprio. Era meno di quello che. Praticamente c'era scritto che con 46 di qui vuol dire che hai dei problemi mentali oppure sei un animale. Questo è quello. No, sono un animale, mi sono sbrodolato, Pietro. Quindi sono un animale. Sono proprio stupido. Sono proprio stupido. Comunque, la prima domanda effettivamente era proprio questa, perché Margot, tu l'hai fatta già. Eh sì, abbiamo anticipato. Perché non segui, perché non ci segui su Instagram? No, ha già detto, Comunque, vedo, sei molto intelligente, posso dire. No, ma adesso sto spuntando le crocettine. Ma perché in realtà lui non sa leggere, lui va a memoria. Quindi legge e fa, oh vedi, lì c'è questa qua. C'è una buona memoria, vedi? Sì, cazzo, fa l'attore da 20 anni, che schifo se non sa... Già che non fai leggere, non sai leggere. Faccio schifo veramente. Comunque allora passiamo alla seconda per te, che invece è quella seria. Adesso diventiamo dei professionisti tra un attimo, tra solo 5 secondi. 2023, nella tua bio hai scritto che il 2023 per te è stato un po' un anno di svolta. C'è stato, letto, hai scritto avvicinamento verso un certo tipo di musica. Come mai proprio il 2023? Cosa sta succedendo quest'anno? Allora, diciamo che ho iniziato a fare musica da poco, io sono attrice, ho iniziato a 6 anni quando ero bambina e quindi ho sperimentato all'inizio 2 anni fa e nel 2023 ho capito cosa voleva dire veramente scrivere piuttosto che un approccio più serio alla musica, ecco. Ho provato X Factor, ho vinto un piccolo talent qua a Roma e quindi sì, sicuramente è stato un anno più importante da questo punto di vista. Quindi abbiamo una cosa in comune, anche io ho iniziato a recitare a 6 anni, e quindi immagino che sia stata poi in fondo la povertà che ti ha portato alla musica, perché la recitazione... Esatto, tutti disoccupati.
Che bello questo luogo comune sugli attori che non lavorano. Siamo tutti al McDonald's. Incredibile, veramente. Infatti McDonald's. Faccio regia, mi sto laureando in regia per compensare. Certo, no, vuole trovare ancora meno lavoro. Andare in negativo. Può andare sì. Beh, ma guarda sì. Che è un bel investimento. In Italia questo si chiama sognare in grande. Esatto. Passiamo per favore il microfono a Maverick. Thank you so much. Buonasera a tutti ragazzi. Ancora non ci eravamo salutati, mai la maleducazione, lo sai, al sud. Come funziona sempre prima, accettare il caffè degli zii, per questo sono diventato così, c'ho 6 zii da una parte della mamma e 3 dalla parte di papà, quindi quando calcola Castellani fuma pure le sigarette, si sente? No, assolutamente sì. No. A papà passami le Marlboro. Dammi una rossa, a proposito papà. Di corde vocali, di noto. Ma già all'epoca ti chiamavi Maverick? Sì, dall'inizio, davvero? Però il merito della mamma, non per la bellezza, almeno non ha dato il nome bello. Cioè aspetta, ti hanno chiamato, cioè non è il tuo nome d'arte, ti chiamavo no, Maverick? È il nome vero. E ti hanno chiamato per questo, per il film Top Gun? Sì, annuncio che non l'ho mai visto, né il primo né il secondo. No. Cioè, guarda che Tom Cruise ti ha rovinato la vita. Cioè, o me l'ha aggiustata, perché comunque è già un primo passo per fare conversazione. Maverick, ma Maverick veramente? Sì, Maverick veramente. Grazie mamma, sono riuscito a rimorchiare il 50% delle donne grazie al mio nome. Oppure sì. Cioè, oppure sì. Puglia dove? Puglia dove? Mesagna. Dove sta? Dove è in provincia di Brindisi, è il prezzemolo della Puglia, perché stiamo in mezzo tra il nord e il sud e poi in base al vento scegliamo dove andare al mare. Mesagna è bellissimo. Venite a Mesagna, prologo di Mesagna. Senti, qual è il prodotto tipico di Mesagna? Cioè cosa si mangia lì? A parte le sostanze stupefacenti? Cioè, tolte guarda, si mangia un po' di tutto, diciamo che le orecchiette sono il cibo tipico. Anche quelle io non le mangio. Mi piace molto il cibo tipico perché sembra tutta gente che si riunisce per mangiare la roba con le mani, capito? De tutto, piatto unico, se mettiamo là. Ma no, quello lo facevano i napoletani negli anni 30, pensa, per fare praticamente farsi pagare degli americani. No. Una roba assurda. Cioè loro li pagavano e fa le foto mentre loro mangiano con le mani. Almeno per far vedere. Tu dici, no? Ma io se tornasse questa roba io lo farei. Giuro, metto fuori casa pagato per mangiare con le mani. Ma questo è condivisione, capito? Fra, cioè condividi, è il bello di noi di giù. No, i soldi. La parte più bella sono i soldi. Comunque di te adesso sappiamo 3 cose. Sei pugliese, ti chiami Maverick e non mangi le orecchiette. Bravissimo. Adesso ti chiediamo invece una 4ª cosa. Perché col fatto che ho un lettore automatico sul computer che legge al posto mio, ho visto che nella tua bio tu ti riferisci come ambiente musicale anche al punk. Sì. E sì. Ti voglio chiedere, tu quanti anni hai? 29. Tu hai 29 anni, quindi sei più o meno il nostro coetaneo. Siamo tutti vecchi. Sembriamo tutti più giovani, però dai. Tu che punk. Guarda, che raffiano. Ti possiamo pagare lo stesso. Il mio pagamento è in divisione. Bello. Possiamo darti dei baci. Non ci posso aspettare di te. Ma un abbraccio, va bene. Ho paura, ancora più paura. Tu quale punk ascolti? A quale punk ti riferisci? Guarda, vabbè, diciamo che di base la passione punk parte dal punk californiano, no? Quello lì un po' ciacione, però diciamo sono cresciuto con i Blink, con i Sam, Green Day fanno parte, e poi adesso ascolto la nuova wave, diciamo mi piace a livello internazionale la sonorità di Machine Gun Kelly, però diciamo punk poi dipende. Poi passo la ti piace punk slam di CCCCCP? Com'era la frase che diceva il punk slam? Per Gem. Allah è grande e Gheddafi è il suo profeta. Ma no, probabilmente, non lo so, ognuno deciderà. Là sopra poi si vede, qua sotto stiamo noi e basta. Viva Gheddafi, dai, sempre. Bene, passiamo il microfono, grazie. Grazie a voi. Ciao raga, io sono Manuel in Altevenere. E vengo da Salerno. Da Salerno. Sì. Aspetta, quindi anche tu hai una cosa in comune con me o di Napoli? No, io sono napoletano tifoso del Napoli. Ah, sei proprio, quindi niente. Grazie. Sento elettricità adesso. Sì. Guarda, mo tra maschi. Tu ci hai buttato fuori dalla Champions, capito? Quindi ci sta. Claire, ma io voglio dire qualcosa a questo cameratismo osceno. Bravo, non ti fare. Quindi napoletano di Napoli. No, salernitano, napoletano che tifa Napoli. È un romantico. È un romantico. Ma per niente. Ti piace il pericolo più che altro.
Non lo so, mi piace il pericolo, probabilmente. Ma a Salerno ci sono tanti tifosi del Napoli. Cioè, sì, è sì, sì, no, ci sono. Ah, quindi è uno scudo protettivo. Poi c'è chi, poverino, dalla nascita purtroppo ha avuto un problema e quindi tifa Juve. Però quelli sono, sono altri conti. I malati sono in tutta Italia, purtroppo. Sì, purtroppo. Tribunale pieno. Io non ho niente da dire, io sto pensando a Zeman, sto in silenzio e penso a Zeman, mentre voi pensate di parlare di Juventus, io noi parliamo di Zeman, io penso a Zeman. Tu pensi a Zeman? Penso a Zeman. Anche lui parla spesso di Juventus. Mi dispiace, parliamo di calcio, devo sempre cadere in queste cose italiane, quanto siamo italiani. Ma mica siamo tedeschi, nel senso. Io sono uno schifo su questo, cioè sono un boomer proprio... Quanti anni hai? 21, bene. Purtroppo. Sei un boomer di 21 anni, sì. Interessante. Ti sei portato avanti. Sì, no, ma sai, poi io sono nato in una famiglia del sud. Una famiglia di boomer, anche lavoro, pensa, sì. Lo faccio, ma lo faccio per pura, come si dice, per istinto, purtroppo mi viene naturale. Essere boomer, sì. Bello, l'istinto al boomerismo. Mi dispiace tantissimo. Comunque, la prima domanda che ti volevamo fare, Manuel, è questa: vai. Come mai hai scelto come nome una varietà di riso? O se vogliamo, allora, bro, stai parlando con uno che su questo mi permette. Io faccio il cuoco. Ah, allora. Lo vedi, allora. Cioè, mi mantengo facendo il Napoli cuoco. Fanno riso venere, praticamente è la cosa che fanno dal 1963 e non hanno mai smesso. Ci mettono patate, polpo, altro polpo su altre patate, cioè tipo ho fatto l'alberghiero io a Velletri e il mio professore guarda un po' era di Napoli. Ecco. E praticamente polpo le patate dalla mattina alla sera. Io infatti mi sono diplomato in pane e pizza. Ah, hai fatto bene. Il pizzaiolo è un grande lavoro. Ma guarda. Dissidente. Quindi, come mai Venere? Come mai Venere? Venere perché io vengo dalla provincia di Salerno a Pestum, c'è cioè la frazione dove io sono cresciuto che si chiama Santa Venere. Dove praticamente io non ero il soggetto che poi là dove cazzo. Bello, però è sacro e profano. Santa no, non ero, vabbè, sacro non tanto. Manco vabbè, però Santa Venere. Comunque, noi non avevamo tanti posti dove uscire perché conta che cioè il posto da dove vengo io conta 600 abitanti. No, lo capisco. Io abito quindi, in una frazione si chiama I Landi, quindi 500 abitanti di cui 300 pecore. Quindi uscivamo per di lì, ci facevamo quello che ci piaceva fare. E... le prime baby gang. Infatti, non diamo mai fastidio a nessuno. Cade a fagiolo la seconda domanda che ti volevo fare, perché parte proprio da questo. Quanto ha influito il tuo territorio, il posto in cui sei cresciuto, sulla musica che fai, sul tuo stile, su quello che racconti? Ma secondo me tanto. Perché poi alla fine non è proprio per questo che ho iniziato perché da più piccolo io ho iniziato a scrivere a 9 anni, poi a postare a 14, cioè a cacciare pezzi a 14. E lo facevo perché avevo difficoltà a parlare con le persone, tranne con quelle con cui già mi conoscevo bene. Tant'è vero che adesso gli amici che ho sono quelli che ho sempre avuto e purtroppo è un mio difetto questo, non sono riuscito ad allargare le mie amicizie. La musica mi ha aiutato in questo, ovviamente. Ah, ok, ti ha aperto un mondo. Sì. Mi ha aiutato ad esprimermi, ecco. Questa è una risposta d'artista. Facciamo un applauso. Grazie. Cioè, nonostante sia campano, ha detto comunque delle cose importanti. Cioè, sei comunque riuscito a uscire. No, ma si è andato molto meglio di Ciro Pomicino. Torniamo a tutti. No, le domande per tutti. Rispetto adesso. Per Ciro Pomicino, per favore, perché ha fatto l'Italia un grande paese. Allora, domande per tutti. Adesso passatevi il microfono. No, rimaniamo su Manuel. Anche... E poi... Sì, ma vabbè, sì, dai. Ma sì, dai. Ma si fa ancora la cavalleria. Io volevo essere. Vabbè. Lo vuoi fare tu per primo, Ma io non so leggere. Allora, per tutti. No, questo non ha senso, però, perché. Ma abita tutti quanti a Roma? No, io ci ho abitato per 2 anni, me ne sono andato. E dove abiti adesso? Ora sto a Salerno, tra poco vado a Parigi. E quindi che cazzo sei venuto a fare qua stasera? Perché purtroppo sono una testa di cazzo, non lo so. Ma sei un grande, meraviglioso. Questa cosa, dato che è così intelligente, ma ce l'hai 50 euro? Minchia, cioè, ma magari. Ma c'è i soldi, no? Cioè, io lo farei. Certo. Allora, invece voi abitate, mi sa passare il microfono, per favore?
Io sono nella ridente via della Bufalotta. Wow. Vabbè, ridente. No, la meravigliosa via della Bufalotta. Assolutamente. Te invece, Claire? Io sono di Milano, ma vivo qua da 15 anni. In che quartiere? Rione Monti. Ah, me coglioni. Come dico sempre nelle allora, la domanda appunto è, cade proprio a fagiolo, tranne per te, Venere, perché purtroppo... Però può essere, che magari... Dopo. Può essere in realtà. Cicalone, è già venuto nel tuo quartiere? Credo Cicalone, già ha cominciato a constatare il degrado nella tua vita del vostro quartiere? Credo che ci sia un cicalone per ogni quartiere, perché qua a Roma c'è un cicalone. Sì, perché l'ho sentito ovunque. È sempre pure lo stesso, Maverick. Dici? Sì. Siamo sicuri? Penso di sì. Io non lo so. È l'unico che fa i video uno solo. Non credo di conoscere quel cicalone. Tu dici che no, in realtà non è cicalone, ma è il sosia di Pippo Franco. Questo è... Cicalone a Monti c'è passato? A Monti c'è venuto cicalone? Non l'ho ancora visto. Ok, sto uscendo tanto ultimamente. Vuoi fare un appello, Claire, a Cicalone a venire a Monti? Vieni a trovarci a Rione Monti. Perché anche a Monti c'è il degrado. Il degrado. Il degrado. E viva! Questo è uno spot per Monti, tipo. Invece in provincia di Salerno, immagino, purtroppo. Che era? Mettete il microfono quando parlate, quando... Grazie. No, però ho un aneddoto su Cicalone. E io sono un grandissimo fan. Pure di Mattia Torre. No, Mattia. No, è il suo grande fan, lascia fare. Mattia Faraoni. Mattia Faraoni. Mattia Faraoni. Bro, l'ho incontrato a San Lorenzo mentre usciva dalla palestra. Un grande. Beh, no, è un grande perché usciva dalla palestra. Stava intervistando tipo a uno di. Okay. Come si chiama? Cosa Nostra. No. Stava intervistando un ex mafioso, sì. Bellissimo. Mazza, poi sì, un ex a San Lorenzo. Poi esiste un ex mafioso? No, infatti, non smettono. Stavano mai. Tipo vicino a una pizzeria. E ti ha salutato? Sì. Io ho salutato a lui. E lui, ciao, Venere! Comunque, ma andiamo alla prossima domanda. Allora, quella sulle tendenze musicali. Aspetta, no, facciamo invece in realtà l'album che avreste voluto scrivere. Cominci lei, prego. Che avrei voluto scrivere? Certo, o suonare, insomma. Blink 182, anch'io torno su. Come si chiama l'album? Blink 182. Ah, proprio l'album che è il primo. Mi sembra, se non sbaglio. No, lo deduco dal fatto che di solito fanno gli artisti così, che sono molto originali. Sì, il primo album, infatti, tuo si chiama Claire Margot, il tuo si chiama Maverick, il tuo Venere, il primo album. Il mio primo album si chiama Pietro Manfredo. Mamma mia. L'album che avrei voluto scrivere, al di là dei soliti nomi che si possono fare, onestamente devo dire il penultimo di Post Malone, Consapevole e di Degrado. Si chiama... vabbè, le mie preferite sono Love and Date Later to Alcohol. Cioè, una consapevolezza, nonostante la sua dannazione, la consapevolezza delle sconfitte da mostrare, su cui crescere. Quindi mi è piaciuto, mi sarebbe piaciuto avere quel tipo di consapevolezza. Ok. Come persona di Marrakesh. Per me sarà un... E quale scegliete i due? Alle strette proprio? Alle strette ti dico persona di Marrakesh, perché forse quello di Post Malone non se lo merita, che non mi ricordavo il nome vero dell'album. Esatto. Però persona di Marrakesh è tanta roba. Album pazzesco. Chi vuole capire qualcosa di se stesso, ascolti persona di Marrakesh. Bello. Bello. Molto bello. Io ti dico Il coraggio dei bambini di Jelir e Utopia di Travis. Cioè, il primo che ha detto? Il coraggio dei bambini. E di chi è? Jelir. Joliet, non lo conosco, sono ignorantissimo. Cioè, no, perché io in realtà... perché è casertano anche lui. Ah, è casertano? No, è di Secondigliano. È Vevere, di Secondigliano. Infatti non ti attribui cose. Però magari è casertano, che ne sai, no, sotto. Lui dice che Garibaldi è torinese. Non prenderò sul serio. Bene, no, invece adesso sulle macro categorie. Allora, come abbiamo detto già prima, ho fatto già un paio di domande. C'è una tendenza musicale, l'artista che vuole fare solo l'artista, che insegue solo quel sound, quella musica, e l'abbiamo identificato con Mozart. Invece l'artista che lo fa solo per il successo, la fama, la figa, o altre... possiamo dirlo, il cazzo. Il cazzo, possiamo dirlo. Il pisello degli uomini. Tu per la figa, ok, perfetto, alla grande. Allora siamo tutti d'accordo come sempre, viva il patriarcato. No, viva la Soralella. Viva la Soralella. E... Taranai, tu, Venere / Manuel, ti senti più Mozart o più Taranai? Minchia, magari essere uno dei due, frate. Vabbè, ma diciamo come tendenza. No, ma molto meglio essere Taranai, perlomeno sei vivo. Brave. Non ti mangiano i vermi, cioè, tipo... No, frate, però ti devo dire la verità, non mi ci rivedo nessuno dei due. Cioè,
Vabbè, musica... guarda, la via di mezzo la puoi dire, è Clementino. Bravo, Rocco Hunt. No, Rocco Hunt è un po' troppo commerciale. No, è più Clementino. Rocco Hunt, pane e rap. Beh, sì, primo... all'inizio. Rocco Hunt dei Macete Mixtape, sì. Quel Rocco Hunt. Sì, quello umano. C'è stato, c'è stato. Comunque è incredibile che loro hanno tutti i nomi americani e lui proprio tutta roba campana napoletana. Ma perché è americano? Cioè, il mercato campano è americano. Noi siamo nella serie A, voi che non sapete un cazzo. È vero, comunque no, Federico, io ho una cultura, guarda, che si ferma qua. Cioè, faccio un bus, non so, però tu non lo devi dire a nessuno, tu devi fare finta. Vabbè, ma sono spontaneo. No, ma tu sei un grande, però tu vai in giro e dici, io so tutto. Ma sai cosa, ma chi è dei due che mi ha risposto oggi alla cosa su come si chiama? Rosario Muniz mi ha scritto e sarà tipo. Sì, sono stato sotto il risposto. Hai scritto una cosa, non la dirò mai davanti a tutti perché ha scritto. Vabbè, ma si può dire. No, dai, non si può dire. No, è terribile. Fate conto che Hitler, facendo quello che ha fatto di meno. Cioè, io la metto nel montaggio. Io faccio lo screen e la metto nel montaggio. Sì, di questo video, assolutamente. Grande, sapranno. Non lo diremo mai, ragazzi. Tutti sapranno. Nel nostro cuore terremo. Invece, Maverick, più Mozart o più Taranai? Come ti senti? Non ti saprei rispondere. Ti dico tra i due, pure io. Non so scegliere. Dico un'altra persona, un altro idolo. Lo farei alla Chester Bennington. Cioè, una persona come è stato porco Giuda. Se non gli fregava niente di quello che poi, per carità, quando diventa lavoro, sicuramente ci sono determinate cose. Però, Chester Bennington. Claire Margot, Mozart o Taranai? Io vorrei rispondervi uno dei due, però anch'io, se mi devo proprio identificare, mi identifico con qualcun altro. Ed il nome? Chi è questo? Essendo un artista che prova a fare tante cose, perché appunto faccio recitazione, regia, mi sto laureando, mi identifico come Benigni, perché spero anch'io di riuscire a girare i miei film mettendoci la mia musica, perché ovviamente anche quel lato che non era. Cioè, aspetta, stai parlando di Roberto Benigni? Sì. Posso dire una cosa? So, posso dire una cosa? Identificarmi in qualcuno. No, è bellissimo, perché l'altro giorno anch'io cercavo di identificarmi in una lampada e mi sono sentito Benigni. È incredibile quando cerchi di dentro una lampada diventi Benigni, quindi prova di dentro una lampada. No, perché è un artista poliedrico. Ma poi non è vero, Roberto ti amiamo. Roberto. Ti prego, vieni qui prima che ti decomporti. Vienici a trovare. Lui è la tigre, io la neve. No, io sono la tigre e tu vuoi la neve. Io voglio la neve. E c'è l'ultima domanda. No, però aspetta, io ho approfondito cose Benigni. Una seduta psicanalitica. Claire, tu sei una bellissima ragazza, non ti sottovalutare. Per favore, c'è anche una grande artista. Poi Benigni, lo sai che la realtà è che Benigni c'ha. L'ho letto su Wikipedia, quindi non so se sia vero. Lui ha un sacco di soldi perché c'ha una fabbrica di latte in polvere. Io lo stimo lo stesso. Lui sta distruggendo i bambini italiani con quel latte in polvere. Cosa c'è dentro? C'è dentro Dante praticamente neofilizzato. Siamo alle pelve, guarda. No, ti vogliamo bene, Roberto. Ti prego, non Roberto, ti vieni da noi prima che ti decomponi. Vorrei darti un altro Oscar. Adesso facciamo la domanda finale. Domandone finale sull'attualità. Domandone finale sull'attualità. Allora, abbiamo visto, purtroppo il governo nell'ultimo anno sta facendo un sacco di leggi assurde, stranissime. Immaginate di svegliarvi domani in un'Italia, vi svegliate, dice la Meloni, basta con l'arte, troppi musicisti. Adesso ci sono soltanto 100 musicisti in tutta Italia, massimo. Voi chi uccidereste per farvi posto? Quale artista... grande uccidere. E non potete dire Pippo Franco, perché comunque una canzone l'ha fatta, però comunque non è un cantautore. Però potete dire Roberto Benigni, la risposta può essere. Scusa, se li sceglie Giorgia Meloni, meglio non essere in quei certi artisti. No, non li sceglie lei, i 100 più famosi rimangono lì. I 100 più famosi. I 100 più quelli che stanno la casta. Chi uccideresti? Questa è una domanda difficile. Ragazzi, è radio però, certo, è radio e... Ammazzerò, raga, scusate. Vabbè, no, niente, Robe. Chi? Robe. Cioè, vabbè. Neanche lo conosciamo. No, infatti, cioè, ok, vabbè, ciao. No, meglio così, se dovessi sceglierne uno direi Robe. Cioè, ho scelto uno che non sta nella lista. È un fuorilista. Un omicidio senza senso. No, Gianni Morandi. Oh, subito, vedi, subito, pronto. Giusto, basta. Perché pure lui è vestito, sai come? Guarda, ti ricordi quel film di Sorrentino? Dai, la bandiera del Aspetta, Napoli. Aspetta, no, sta a Napoli. Ti ricordi quel film di Sorrentino dove... Le conseguenze dell'amore.
I camorristi che vanno, che vanno a uccidere. No, sto scherzando. No, sei visto benissimo. Ti prego, non mi ammazzare. Vai, Claire. Allora, io non ucciderei nessuno. Sono molto buona. Però Benigni una bottarella. Così sulle scale. No, ucciderei Ercomi. Lo dico solo per attirare la sua attenzione se ci sta ascoltando. Che è un tuo ex? No, non ancora. Mi piace questa ragazza, cazzo. Vede nel futuro. Ha uscito le unghie. Mirko, dai. Se siamo capiti. Dai, vienici a trovare. Ti giuro che non la facciamo venire. Dai, Roma, dai, Ercomi. Non so, ma chi è sto Ercomi? Io non lo conosco. Mirko. Mamma mia, io veramente. Mirko. È il mio ex. Fuori vero? No, non sarà ancora. Io sono sarà credulone, io non credo a tutto. No, Ercomi, fratello, è un musicista famoso. Raga, ma io avevo studiato, io odio la musica, cioè per me è una cosa orribile, cioè voi fate per me schifo. Cioè veramente la musica la usavano nei campi di concentramento e fate sta tranquilli, che io, cioè no. Voi fate un lavoro orribile. No, sto scherzando. No, siete meravigliosi, la musica ci salva la vita. Adesso vado a farmi una pena di eroina. No, sei buono. Un pensiero al suo boss. La musica porta anche a questo. La musica porta soprattutto alla tossicodipendenza, secondo me, sia se l'ascolti tanto che se la fai tanto. Comunque, chi è il primo di voi a suonare? Chi uscì dal ballottaggio? Claire? Allora, ragazzi, ha vinto il Medioevo. Io prima le donne, no? I cavalieri, no? Io vi ringrazio. Sul patibolo. No, ha scelto lei. Lei è la medievale. Auto-medievo. E lei è la medievale. Vi ringraziamo tantissimo per l'intervista. Grazie. Facciamo un applauso. Siete e adesso molto lasciamo... ironici, vi siete fatti trasportare. Pedro, lui è Pedro Monfreda. Lui è Fumetti del Cazzo. Questo è il Comedy Chaos Lounge. Godetevi la serata, drogatevi, bevete e godetevi i musicisti Maverick, Venere e Claire Margot. Ciao a tutti, grazie mille per essere qua. Grazie agli organizzatori, grazie a Radio Chaos. Un attimo per i tecnici. Ci siamo. Questa è Baby Shark, la trovate su Spotify. Io sono Claire Margot. Baby Shark non sarmi addosso, faccio un tiro e te la passo. Anche stasera non posso, io ne monti sempre in giro, sempre spasso. Paranoia non mi fanno stare meglio, se l'ho fatta era per sbaglio. Per non scriverti un DM faccio a batte con l'orgoglio. Ti dico che non ti voglio, ma c'ho il fiato tuo sopra il mio collo. Sono la voce che hai in testa, sempre in giro, sempre in festa. Portami al mare su una Fescar, fast life rockstar. I miei annoi tattoo sulle face, heavy gang, zero snitch, no fake. Paranoia non mi fanno stare meglio, un mostro sotto al letto non mi fa paura. Dici che è per sempre, solo finché dura. Se vado all'inferno senza te non posso. Heavy girl come Benzo, già ci stai sotto. Baby Shark non starmi addosso, faccio un tiro e te la passo. Anche stasera non posso, Leone Monti sempre in giro, sempre spasso. È da un tot che mi stai addosso, frate abbiamo fatto il botto. Scrivi un mess ma iPhone rotto. Ho fame solo della fama, urlo forte ma non sente. Sale l'ansia nel locale, più mi piace più fa male. Non mi fai respirare, quando urlo tu non senti. Tra boy zero sentimenti, dici sul serio poi menti. Quella sera nel locale, ti ho visto preso male. Mi hai detto baby stai con me per non pensare. Tu mi fai volare. Baby Shark non starmi addosso, faccio un tiro e te la passo. Anche stasera non posso, io ne monti sempre in giro, sempre a spasso. Grazie a tutti. Questa invece si chiama Lilly e la trovate sempre su Spotify. Invece trovate i miei video prodotti da me su YouTube, sempre come Claire Margot. Lilly corre la notte per strada da sola. Lilly calze rotte, lividi sulla gola. Lilly balla nuda sotto la luna. Sogna diamanti, miliardi a Cuba. Tira pugni allo specchio, si rigira nel letto. Cade sul pavimento, piange solo ridendo. Togli la tua maschera e sotto cassa Lilly mastica.
chiamate un dottore. Lei ride, lui muore, mi sembra di cadere. Testa sul marciapiede, sere nere, il mio cuore non funziona più. Amore scappa sul pavimento, luci blu, mi giro e non ci sei più. Cuore nero, quello che dici non è vero, non ci credo. Da quando non ci sei più, mi sento andare giù, andare. Resti zitto a fissarmi, noi due insieme solo danni. Mangio solo da sporto, io non ho mai torto. Diavolo che veste Prada, poi sparisco tipo maga. La tua traccia già sentita, non mi sono mai pentita. Nella mia testa fanno una festa, principessa dei racconti, Madonna dei monti. Non mangio mai, ma bevo sempre. Il mio male amore è come un serpente. Sei come chi lo fa, ma poi se ne pente. Chi dice mi odia, poi mi sente. Vestiamo gotico, ragazzo diabolico. Due birre sotto un portico, io sorrido sempre. Non sono mai felice, per ogni mio tattoo una cicatrice. Lilli corre la notte per strada da sola. Lilli calze rotte e lividi sulla gola. Lilli balla nuda sotto la luna. Sogna diamanti miliardi a Cuba. Tira pugni allo specchio, si rigira nel letto. Cade sul pavimento, piange solo ridendo. Togli la tua maschera e sotto cassa Lilli mastica. Grazie mille! Questa è appena uscita, si chiama Non sono come te e girerò il video musicale questo weekend, quindi se mi seguite vedrete tutto quanto. Per te darò la vita, invece prendo una Troxanax dentro il pezzo, no set. Aspettando solo il fine settimana, mando i moods e l'ormul, lui mi chiama. Da Geuz a Minu, scappo solo dalla madama. Se litighiamo qui in dramma, troppo hot come lava, troppo loca, perdonami mamma. Sorry mamma o non mamma. Fiori di pescole, fuma la gemanga. C'ha la bag dentro al tanga, per ogni cosa una domanda. È bionda ma depressa cronica, mischia sostanze, delusioni e tonica. Cerca conforto in una busta, le manca il daddy ma le piace la frusta. Le vorrei urlare che tutto passa. Dai baby, ti prego, questa droga basta. Poi sabato sera sotto cassa, ci smettiamo un'altra pasta. E non mi sento più la faccia. Non sono come te, borsa firmata da Tacchio Flash ma 180 bpm. Non sono come te, non voglio tavole prive ma tecno, birra e rave. Non sono come te, mi vuole la tua tipa e il tuo ex. Vorresti essere come me, invece io vorrei essere normale. Una tipa banale, senza un trauma familiare, che legge il libro e porta a spasso il cane. Ho gli occhi addosso quando ballo, accendo un fuoco con lo sguardo. Posso farti male, vorrei essere la ragazza della porta accanto. Ma sono quella pazza che se vado poi ti manco, se resto poi ti stanco. Metto play skater boy nel mio iPod, non parlo alle spalle, te lo dico in faccia, mi hai già rotto le palle. Mi dice parli troppo, devi vestire meglio, non dire parolacce, non fare figuracce. Ma io vorrei solo essere normale, un burattino come gli altri, coi fili da tirare. Faccio troppe domande, ho il cuore troppo grande e un po' di ansia sociale. Mi piace solo il nero, dico sempre solo il vero. Sono sempre triste, grido forte quando scaro. Ho amiche psicopatiche ma sono tutte belle. Sembriamo un quadro di De Gama con più droga e caramelle. Non sono come te, non voglio tavole prive ma tecno, birra e rave. Non sono come te, mi vuole la tua tipa e il tuo ex. Vorresti essere come me, invece io vorrei essere normale. Una tipa banale, senza un trauma familiare, che legge il libro e porta a spasso il cane. Ho gli occhi addosso quando ballo, accendo un fuoco con lo sguardo. Posso farti male, vorrei essere una tipa banale. Un boyfriend del cane, senza un segno astrale, senza un sogno impossibile. Sono un casino totale. Grazie mille. Questa è Sei un bad guy, la trovate sempre su Spotify.
sei un bad guy. Dici smetto poi lo rifai. Nulla resta quando te ne vai. Non rispondi, resti online. Vuoi stare bene? Sì, ma come fai? Cerchi sempre quello che non hai. Urlo il tuo nome e non ti giri mai. Dici che mi ami ma poi te ne vai. Mi richiami solo se sei persa come un ghost. Non c'entro con ste host. Non mi capisci, sono un cyborg, emozioni offline. Ero 404, io che già non ci capisco un cazzo. Mi dici bipolare, io resto sempre uguale. Nessuno sa ciò che ho dentro, nessuno sente ciò che sento. Quando ti parlo mento, quindi resto zitta. Dici smetto poi lo rifai. Nulla resta quando te ne vai. Non rispondi, resti online. Vuoi stare bene? Sì, ma come fai? Cerchi sempre quello che non hai. Urlo il tuo nome e non ti giri mai. Dici che mi ami ma poi te ne vai. Mi richiami solo se sei high. Sei un bad guy. Raga, se volete ballare potete, questo è per ballare. Sound that guy. Grazie mille. Quest'ultima è un inedito, si chiama Baby Don't Cry e preannuncio così il mio primo album. Quindi spero che vi piaccia. Non sai che mi fai alla testa. Ti ho vista prima in bagno, poi in mezzo alla festa. In mezzo alla pista, un'altra pasta e poi non ti ho più vista. Non so che succede domani, ma se sto con te stravolgo i miei piani. Dici baby don't cry, ma non mi richiami. Sorry ti prego, non dirmi che mi ami. Non parlarmi di te, anzi non parlare di niente. Vieni con me sulla mia stella cadente. Poi te ne vai, ma so già che se ne pente. Sfidiamo la sorte, gioco con la morte. Attacca per me due cartine corte. Se ti incontro per caso, stai con lei, ma non per la mano. Poi mi scrivi la notte, vieni da me. Facciamo due botte, solo perché mi manchi. Dici baby don't cry, ma I miss you in the night. Un'altra volta, poi te ne vai. Un'altra volta, poi te ne vai. Un'altra volta. Non sai che mi fai alla testa. Ti ho vista prima in bagno, poi in mezzo alla festa. In mezzo alla pista, un'altra pasta e dopo ti ho persa. Non so che succede domani, ma se sto con te stravolgo i miei piani. Dici baby don't cry, ma non mi richiami. Sorry ti prego, non dirmi che mi ami. Faccio cose sporche, ma sono sempre clean. Borderline e bipolare, se amore vero farà male. Tutto quello che dici, quindi ora taci, non restiamo amici, non lo siamo mai stati. Ora che non ci vediamo più, l'amaro che ancora non scende giù. Ragazzi tristi, con sguardi persi, amori violenti, viviamo distanti. Non sai che mi fai alla testa. Ti ho vista prima in bagno, poi in mezzo alla festa. In mezzo alla pista, un'altra pasta e dopo ti ho persa. Grazie mille. Buona serata a tutti. Grazie ancora a Radio Chaos e al Giardino Verano per averci ospitato stasera. Complimenti. Intanto grazie a Radio Chaos, grazie a Giardino Verano per ospitarci, per permetterci di esprimere. Grazie a Radio Chaos per tutto quello che fate. Ci siamo già visti quasi l'anno scorso, quindi è come se festeggiassimo un anno dall'ultima volta. Mi chiamo Maverick, come avete sentito prima. Sono pugliese, sono qui a Roma. Abbiamo un progetto che proverò a farvi piacere oggi. Se non vi piace, mi sono espresso. La prima canzone si chiama Inquieto Vivere e capirete un po' il perché. Grazie, grazie Fede. I'm a rock star,
come a petto di conoscere me stesso. Ma pur scavando a fondo io poi non mi riconosco. Solo che potrò convivere con tutto ciò che ho fatto nel tempo per poter sopravvivere. Ma non mi sento all'altezza, dai, ma me ne faccio una colpa. Chiuso nella mia stanza, ma sfonderei la porta. E solo è diverso in questo universo, ho scelto me. Nessuno a cui dovrò spiegar perché, perché lotto ogni giorno contro di me. E baby te lo giuro che ci sto provando, puoi credermi davvero, ora non sto mentendo. È solo che questo è il mio mondo e te lo presento inquieto vivere. Mi chiedo chi sono, se so cosa voglio, ma quando lo tengo non so tenerlo. E gli amici miei mi chiedono cosa hai, mi chiamano pollon, combina guai. Solo che dovrò convivere con tutto ciò che ho fatto nel tempo per poter sopravvivere. Ma non mi sento all'altezza, dai, ma me ne faccio una colpa. Chiuso nella mia stanza, ma sconderei la porta. Che solo è diverso in questo universo, ho scelto me. Nessuno a cui dovrò spiegar perché, perché lotto ogni giorno contro di me. E baby te lo giuro che ci sto provando, puoi credermi davvero, ora non sto mentendo. È solo che questo è il mio mondo, te lo presento inquieto vivere. Oh no, inquieto vivere. No, la 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 la. Wow! Ma solo è diverso in questo universo, ho scelto me. Nessuno a cui dovrò spiegar perché, perché lotto ogni giorno contro di me. E baby te lo giuro che ci sto provando, puoi credermi davvero, ora non sto mentendo. È solo che questo è il mio mondo e ve lo presento inquieto vivere. Grazie. Grazie Nezi. La prossima canzone, a proposito di un inquieto vivere, si chiama Inferno degli Angeli. Questa, a dirla tutta, non è una canzone che in realtà canto da solo. Se la canto, speriamo che non sappia che la sto cantando, perché canterò una strofa del mio amico produttore, coinquilino, che si chiama Alessio Angori. Insieme a Giuseppe Salerno formiamo l'IMTNN e li voglio salutare e li voglio ringraziare per credere nel progetto dal giorno zero. Mi hanno creato, in particolare Alessio, mi hanno creato loro e grazie a loro lo faccio. Inferno degli Angeli, grazie Fede. You know, oh. Io lo so che non ci credi, mentre mi vedi, che lo schianto è stato forte ma casco in piedi. Non fotterai con me, nell'Exotan Exen, son forte e fragile, conterò su di me. Che dentro ne ho già sei, saranno cazzi miei. Faccio il mio meglio per farli convivere. Non so spiegarti ciò che sento, ma giuro che appena lo scopro io ti scriverò. E dicono che il mio sia un dono, gli rispondo certo, come no. Ma dai, non dirmi che già sai di preciso come che son fatto. E mai darmi per vinto perché ho l'anima dentro ritratto. Risorgo dalla cenere come fenice, ma è solo il mio dolore a re. Dormi felice, che c'ho bisogno di scappare a vuoto per rispicchiare il volo. Guardami nell'Eiridì,
oh, l'inferno degli angeli. Amore, dammi un paio d'ore in relax. Dottore, ho chiuso il cuore mio dal Alcatraz. E da anni che non so che cosa sento, ma se poi non sento un cazzo, cazzo mi lamento. Sex toy, playboy, sai che ti dico se tu non mi vuoi. Fa 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 fuck, che in testa un nightclub. Risorgo dalla cenere come fenice, ma è solo il mio dolore a re. Dermi felice, che c'ho bisogno di schiaffare a vado per rispicchiare il volo. Guardami nelle iridi, oh, l'inferno degli angeli. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie. Ok, ragazzi, prima di portarvi l'ultimo inedito, mi piacerebbe portarvi una cover che mi è piaciuta molto. Ho provato a rivederla sotto il mio punto di vista. Si chiama Wake Me Up, la conoscete tutti, quella di Avisi. Sono anche molto legato alla figura di Avisi e al tipo di problematica passata da Avisi e quello che è successo. Quindi Wake Me Up è una versione un po' più, diciamo, privata, ok? Vediamo se mi piace. Through the darkness, guided by a beating heart, so I can tell where the journey will end without no way stars. They tell me I'm too young to understand. They say that I can't paint a dream. Life will pass me time if I don't know, then not my eyes. So just fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. So this time I was found in myself, then I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. So this time I was found in myself, when I didn't know I was lost. Try to carry out the weight of the world, but I only have two hands. Grazie, ragazzi. So all I guess was just to travel the world, but I don't have any plans. So I wish that I can stay forever this young. It's not afraid to close my eyes, 'cause life's a game made for everyone, and Lord is a prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. So this time I was found in myself, then I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. So this time I was found in myself, then I didn't know I was lost. I didn't know that I was lost. I didn't know that I was lost. I didn't know that I was lost. I didn't know, I didn't know, I didn't know that I was lost.
I didn't know, I didn't know, I didn't know, I didn't know that I was lost. I was lost, I was lost, I was lost. E su questo palco ci ritroviamo grazie a tutte le emozioni che condividiamo insieme, ragazzi, grazie mille. Grazie. Ascoltate le persone che avete vicino, cerchiamo di dare una parola negativa in meno, magari anche quando può rodere il culo, magari essere un po' più maturi, lo so, rode il culo a tutti alla fine di una giornata, ma magari se c'è qualcuno che soffre e siete empatici nel capirlo, magari alcuni comportamenti non sono sempre dovuti a problematiche di altro tipo, ma è perché qualcuno vuole farsi ascoltare. State lì vicino perché poi non è detto. Grazie, l'ultima si chiama Roma Piange, scusate, grazie. L'ultima si chiama Roma Piange, l'ascolterete presto perché è in fase di produzione, quindi speriamo di regalarvela presto. Tutti temi carini, eh? E rottura de palle sti pugliesi. Passavo le mie dita lungo le tue gambe, non serve averti accanto se tu sei distante. Facevi l'indeciso, al mondo non ti tange, e resti lì impietrita mentre Roma piange. Mentre Roma piange per te, mentre Roma piange, piange per te. Io ti parlavo di ciò che sentivo io, e solo con te ero ad un metro da Dio, e ci ho provato pure a dirti quell'addio. Ora sono un ricordo, perso nell'oblio, sei gelida come il vento del Canada, ho dato a chi non merita, però non si dimentica, e mi hai messo KO, voluto solo po, e mi hai rubato il cuore, ora quanti ne spaccherò. No, non mi importa sapere quanto tu mi voglia bene, ti amassi meno, capirei. Potessi amarmi sul serio, togliere quel velo nero per perdermi dentro quegli occhi tuoi. Con uno sguardo impietrisci venere dagli occhi tristi, porto il ricordo di noi dentro una tasca, e monte sacro è bagnato dall'amore disperato, perché ieri mi hai detto basta, basta, basta. Passavo le mie dita lungo le tue gambe, non serve averti accanto se tu sei distante. Facevi l'indecisa, al mondo non ti tange, e resti lì impietrita mentre Roma piange, mentre Roma piange per te, mentre Roma piange, piange per te. Oh, basterà la pioggia a coprirle lacrime, che goccia dopo goccia sbattano oceani di me, e vago senza una risposta ai miei perché. E sembra tu la faccia apposta, ridi di me. Passavo le mie dita lungo le tue gambe, non serve averti accanto se tu sei distante. Facevi l'indecisa, al mondo non ti tange, e resti impietrita mentre Roma piange, mentre Roma piange per te, mentre Roma piange, piange per te. That was the fucking MTNN. Grazie Alessio Angori, grazie Giuseppe Salerno, grazie a voi, grazie Radio Chaos, a tutti i ragazzi che lavorano, grazie a Fede per il supporto, vi voglio bene, grazie, grazie per l'ascolto, grazie, e complimenti agli altri, adesso è il prossimo, aspettiamo Venere. Buonasera, voglio, ci ritroviamo, mazza. Oh. Ah, scusami, sì. Quella là, se carica, la metti, se no non fa niente. Partita Campari. Allora, questo pezzo l'ho fatto perché mio fratello fa il barman e glielo volevo dedicare. Così, mi è venuto. E si chiama Campari.
Mando un saluto a Musa, mio fratello, che ha prodotto tutti i pezzi che sentirete stasera. Entri in ansia un po' per tutto, tu sei preso a male. Ma siamo la solita storia da ricominciare. Romeo e Giulietta, mi dici che poi così non vale. Rischiamo insieme, così insieme ci faremo male. Liberati stanotte, che eri tu che mi dicevi di essere più forte. Rompi tutte le rotte, sei il sogno che ho deciso di sognare ormai ogni notte. Dimentica il passato, dai, togliamoci i vestiti. Ti guardo, mi manca il fiato, siamo solo al primo bacio. Stappiamo e dopo brindiamo, mi illumini allucinato. Sei troppo per me stasera, sei Napoli quando è sera. Una storia italiana appartiene, una storia italiana vera. Guardami fisso negli occhi, non ci pensiamo a nessuna scusa. Mo c'ho il sangue rosso Campari, siamo cresciuti senza quello più blu. Metti più ghiaccio nel drink, sono freddo come un igloo da quando qui non ci sei tu. E beviamo Campari per tutta la notte ancora, fino a sentirci liberi da tutti e da ogni cosa. Gridiamo il nostro nome al cielo che in faccia ci tornerà. Guardami negli occhi e dimmi che ne vuoi ancora. Tu mi hai cresciuto, fatto del male. Ho imparato con te che non mi devo fidare mai più di nessuno, ho l'ansia che sale. Ma se non brindiamo anche stanotte non vale. Oh, oh. Una storia di Napoli, una storia italiana vera, bro. Alzare mani al cielo, questa notte per te. Facciamo come se i nostri sogni siano avverati. Le stelle, il nostro pubblico, il cielo, il nostro palco, la notte del primo maggio. Facciamo gara con il mondo intero. Stavo con lei come stavo con Diego. Ti giuro non mi importa più di nessuno. Napoli brilla stanotte ancora. Suona il campanello, c'è il caparino. In caso di sicurezza ci facciamo un giro. Stanotte le stelle mi hanno cercato, mi hanno portato da te, da nessun altro. Guardami fisso negli occhi, non ci pensiamo a nessuna scusa. Mo c'ho il sangue rosso Campari, siamo cresciuti senza quello più blu. Metti più ghiaccio nel drink, sono freddo come un igloo da quando qui non ci sei tu. E beviamo Campari per tutta la notte ancora, fino a sentirci liberi da tutti e da ogni cosa. Gridiamo il nostro nome al cielo che in faccia ci tornerà. Guardami negli occhi e dimmi che ne vuoi ancora. Tu mi hai cresciuto, fatto del male. Ho imparato con te che non mi devo fidare mai più di nessuno, ho l'ansia che sale. Ma se non brindiamo anche stanotte non vale. Oh, oh. Questa era Campari. Grazie. Il prossimo pezzo, molto sinceramente non lo so perché l'ho scritto. Si chiama Moonlight. Probabilmente l'ho scritto perché tutti sarà capitato di amare qualcuno. Vai, bro. Sempre un bordello, ma anche quando penso a te cosa ho perso nel tempo. Tu eri abituata ad altri, aggiustare quel letto, perché sfondavamo doche come niente di inverno. Sai che non sono lo stesso, che io cambio, che quando tu eri lontana mi sentivo un altro, che ero stanco perché per te sono cambiato tanto. Ma cosa sarebbe questo senza me, lo sbaglio? Odiavo la tua libertà di andare fuori gli schemi. Con la musica ho parato tutti i miei problemi. Sarà che è sempre stata con me quando tu non c'eri, ma sappi che senza di lei io non stavo in piedi. Non ci sera a pensare altro, a fumare per non farlo. Tu sei rimasta uguale, potevo anche immaginarlo. Ma quando cambierai soltanto per qualcun altro, fai il mio numero che io sono già abituato. Tu fai il mio numero che io sono già abituato. Tu fai il mio numero che io sono già abituato. Tu fai il mio numero che io sono già
abituato, tu fai il mio numero, che io stasera c'è la moonlight con noi, non dimmi che ti manco. Se poi tu rispondi ad un ti amo, non importa, la nostra non era storia, cosa nostra, ma stasera c'è la moonlight con noi. Vieni con me stasera, se puoi portare i nostri errori, questa volta sono solo e sto aspettando avanti alla porta. Odore di gin nella testa, tuoi jeans, sognavamo casa insieme come fossimo ricchi. Mi piaceva quando mi sputavi in faccia i tuoi vizi, perché tra di noi non c'erano più pregiudizi. La tua faccia è un film, la mia testa è infine. Cercavo degli appigli per scrivere questi testi e tu mi hai dato i motivi. Non ti va di sentirci, non ti va di chiamarci, anche se mi mandano rispondi ai messaggi. Scrivono ancora di te, io sulle porte all'inferno, perché per non pensarti non esiste un momento, perché non sarà mia pena se ci sei tu. Finora vada tutto bene, ma non va più, ed io sarò sempre lo stesso. E sono il tuo coglione adesso, voglio sbagliare di nuovo, spingermi fino all'eccesso solo per farmi del male, tanto so che sarà meglio. Guardo i miei amici volare, ma è vero, più di un pretesto, amare per potersi odiare, fingere di stare bene anche se poi tutto va male. Fallire e ricominciare, crederci ma anche sperare che un giorno tutto questo farà di noi artisti di successo. C'è la moonlight con noi, non dirmi che ti manco, se poi rispondi ad un ti amo, non importa, la nostra non era storia, è cosa nostra, ma stasera c'è la moonlight con noi. Vieni con me stasera, se puoi portare i nostri errori, questa volta sono solo e sto aspettando avanti alla porta. Grazie. Prossimo pezzo è nato perché purtroppo è venuto a mancare una mia persona abbastanza cara ed è la prima volta che lo porto live, quindi scusatemi. Si chiama Salutare. Sono solo in questa stanza, solo che in questo mondo di merda sale l'ansia. Da quando sei andato ho perso la testa, il cuore che è freddo all'asca, tanto so che non passa più. Facevo fatica a dirti cose che non volevo, nemmeno sentissi, ti ho capito solo adesso che non posso vederti, non posso sentirti, non posso toccarti. Ci tocca la finestra come lacrime al viso. Se prima avevo un vuoto, adesso c'è un buco nero. Quando nei momenti brutti avevi il sorriso, questo mi faceva ad essere più sereno. Noi due insieme bruciavamo come il mozzicone di una sigaretta. Oh, e non contavamo neanche tutti quei momenti presi dalle paranoie. C'è un nodo in gola che mi fa più male. Quello che provavo per te non si può spiegare. Non ho nulla se non ti ho potuto salutare. Salutare, 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 salutare. Provo forte un colpo in testa se ti penso ancora. So che un ricordo resta sempre, ma non mi consola. Di te rimarrò ogni tua frase, io le so a memoria, perché di te ricorderò ogni singola parola. Passano giorni, mesi, anni, cadranno foglie dai rami. Faremo scelte e poi sbagli, cadremo e saremo grandi. Per ogni muro che in faccia prometto a te di rialzarmi. Era questo che mi insegnavi, è per questo che ancora canti. E non controllo le emozioni se scrivo su di te, a farlo aiutami a affrontare la tua lontananza. Musica senza scoppierei di fronte a tutto questo, perché rimarrai qui dentro finché io resto. Noi due insieme bruciavamo come il mozzicone di una sigaretta. E non contavamo neanche tutti quei momenti presi dalle paranoie. C'è un nodo in gola che mi fa più male. Quello che provavo per te non si può spiegare. Non ho nulla se non ti ho potuto salutare. Salutare, 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 salutare. Grazie. Io ringrazio Radio Chaos Italy
Bro, l'ultimo pezzo l'ha scaricato? Non fa niente. Ringrazio Radio Caos Italy, Pietro soprattutto per avermi invitato. Bella raga.